Buongiorno, buongiorno e benvenuti, bentrovati anche a quelli di voi che erano già qui ieri a Palazzo Ducale per la prima giornata della storia in piazza e un saluto anche a tutte le scuole che ci stanno seguendo e so che sono molte decine da tutta Italia, quindi sono molto felice che la rassegna possa uscire anche dagli spazi di questo palazzo e appunto essere, essere seguita. In scuole, in tutto il paese. Ringrazio a questo proposito anche l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria che ci ha consentito e ci ha aiutato a promuovere la comunicazione appunto presso tutte le scuole. Oggi siamo qui con il professor Luciano Canfora, che è il curatore principale della rassegna La storia in piazza, insieme al professor Cardini e ci parlerà di rapporto tra storia e letteratura, in particolare del romanzo storico. Io non eh, penso sia pleonastico introdurre ulteriormente il tema perché lascio tutto il tempo che abbiamo a disposizione al professore, che ovviamente ringrazio anche per questa sua presenza qui oggi. Bene, affrontiamo una questione strutturale di quella attività umana che è il raccontare il passato, gli avvenimenti già accaduti. Credo che sia non superfluo ricordare che quella è l'attività con cui nasce la letteratura. Noi nota sia occidentale che orientale, ma per tenerci al nostro mondo, il primo libro, chiamiamolo così con una parola un po' moderna, è l'Iliade, attribuita giustamente a un uomo, a un, a un singolo grande poeta, l'Iliade di Omero, che racconta un piccolo segmento di una lunghissima guerra. Non entriamo menomamente nella questione chi lui fosse, quanto fosse distante nel tempo dagli avvenimenti di cui parla. Potremmo dire che è un genio della narrazione perché non si mette a raccontare la vicenda dall'inizio alla fine, ma sceglie di entrare in argomento in un punto critico della, della guerra che sta raccontando la crisi al vertice dell'esercito Acheo che sta assediando Troia e in sostanza in quei 24 libri dell'Iliade racconta la vicenda di poche settimane un lasso di tempo brevissimo di una guerra di dieci anni quindi c'è già, se vogliamo, in quel grandissimo libro che è artisticamente complesso e quindi certamente rispecchia una personalità, una grande personalità eh, poetica e creativa, c'è già eh, l'insieme dei problemi riguardanti il raccontare, il narrare, problemi comuni sia alla narrativa che Inventa di finzione sia la narrativa che si sforza di raccontare dei fatti veramente accaduti. E in realtà, la guerra di Troia effettivamente ci fu, quindi, Omero è, se vogliamo, il primo a raccontare in versi esametrici storia. I personaggi, alcuni perlomeno dei personaggi che egli mette in scena ci furono effettivamente, no? un Priamo è certamente esistito e un Agamennone è certamente esistito. Poi egli dà la parola a personaggi che non ha conosciuto, che non ha ascoltato parlare e qui noi sappiamo che c'è tutta una tradizione orale che ha tramandato questo. Vicende, fino a che un poeta, un creatore, diciamo, di racconto, poietes poeta, vuol dire proprio uno che crea, che fa qualche cosa, costruisce, ha messo insieme questo eh, singolarissimo e geniale eh, racconto. Dalla parola, quindi, noi leggiamo mh, nei vari canti dell'Iliade quello che i protagonisti dicono, preparato ogni intervento da frasi che dicono disse queste parole. Ci colpisce un pochino il fatto che eh, una narrazione eh, di tantissimo tempo successiva ai fatti sia in grado di dare la parola direttamente, come si dice in latino, in orazio recta, cioè in discorso diretto ai protagonisti però se noi guardiamo la produzione storiografica successiva di molto successiva no? tra omero e erodoto c'è un bel po di tempo ci rendiamo conto che quella procedura alternare fatti e parole è già presente anche nella narrazione storiografica il del padre della storia, come viene chiamato, veniva chiamato talvolta Erodoto. Nove libri, un racconto vastissimo. Che ben presto, dopo alcuni libri, confluisce nella storia delle guerre persiane. Non era forse l'argomento di partenza quando lui si è messo a comporre quest'opera, però, insomma, la parte non solo più consistente ma anche più nota eh, della sua opera è appunto il racconto della prima e poi della seconda invasione persiana della penisola greca. E anche lì eh, i protagonisti parlano, eh, anche Serse e il suo consigliere eh, dialogano tra loro, parole che ovviamente è difficile... Che fossero eh, trascritte da qualche parte, ma Erodoto, che è il padre della storia, del raccontare la storia, dà la parola in forma diretta ai protagonisti principali in momenti decisivi, cioè non è soltanto un parlare, la situazione esige che si chiariscano i propositi, gli intendimenti dei protagonisti e essi parlano come Achille o come Agamennone o come Nestore o come Odisseo nell'Epos. Certo, uno potrebbe dire alle spalle di questa narrazione c'è una documentazione, certamente sì, di tutt'altro tipo. Noi conosciamo per esempio una gigantesca epigrafe rupestre, cioè sistemata sul fianco di una montagna, in una località persiana che si chiama Bisutun, almeno noi la pronunciamo così, che si apre con le parole, così parla Dario, il re Dario, così parla Dario. E Dario, cioè il primo, diciamo, dei due grandi sovrani, Persiani che hanno tentato di colpire la penisola greca, Dario nel 490 a.C. e serse dieci anni dopo, Dario racconta in prima persona quelle sue gesta. È un modello, è un modello che dura nel tempo, se pensate che per esempio l'imperatore Augusto, il quale nacque nel 63 avanti Cristo, quindi 430 anni dopo la prima invasione persiana e morì nel 14 dopo Cristo, ci ha lasciato anche lui una gigantesca epigrafe che si trova, fu scoperta e decifrata alla fine del Cinquecento, in Anatolia, il monumentum Anciranum, Ancirano cioè di Ankara per l'appunto, le res geste di Via Augusti in cui Augusto parla in prima persona e dice quello che ha fatto. Quindi quella è la parola del sovrano, ma è una parola scritta in cui sappiamo benissimo che lui ci ha lavorato limando il testo nel tempo e lasciandolo poi ai posteri e si è salvato e noi lo leggiamo. Quindi una documentazione c'è, ma le parole che Erodoto fa dire a Cerse eh, o quelle che Omero fa dire ad Agamemno, ne sono ovviamente inventate. Un altro punto eh, in questa storia lunghissima e non molto successivo ad Erodoto, di, di qualche decennio, è invece un'opera eh, che ci è anch'essa giunta per intero. Di uno storico ateniese, questa volta Erodoto invece era nato in Asia ad Alicarnasso, ma era un greco d'Asia per l'appunto. Tucidide, Tucidide Ateniese racconta una storia vivente, la storia che egli stesso ha vissuto, mentre Erodoto racconta fatti che non ha visto. Tucidide racconta fatti che ha visto direttamente, di cui è stato partecipe in ruoli anche molto importanti. E ci spiega, cosa insolita, devo dire, preziosa per noi, come si è comportato per dare la parola ai protagonisti. Infatti la sua opera è piena di discorsi diretti. Parla Pericle, parla Cleone, parla Alcibiade, parla Niscia, parlano i generali siracusani che aspettano l'attacco di Atene. E direi che oratoria e narrazione si bilanciano in quegli otto libri e lui spiega che non poteva naturalmente riferire le parole precise, come si direbbe in latino, verba ipsissima, proprio le parole testualmente riprodotte, ma si è attenuto al concetto. Complessivo, al concetto generale, alla, al succo, al senso sostanziale, di ciò che fu, lui dice, veramente detto, delle cose effettivamente dette. Quindi è un, un investimento importante quello che Tucidi De Compie, cioè la consapevolezza che è difficile riprodurre, senza gli strumenti tecnici che noi invece pratichiamo la parola esatta dei protagonisti nei momenti cruciali della vicenda, però è riuscito, lui dice, a sintetizzare o quello che ha personalmente ascoltato all'Assemblea Popolare Ateniese o sul campo di battaglia, o che altri gli hanno riferito. I moderni studiosi si azzuffano, è vero o non è vero quello che lui racconta, io credo che sia vero ma il fatto che io lo pensi non ha moltissima importanza è tutto l'insieme dell'opera Tucididea la cui parola d'ordine è la verità Aleteia che ci spinge a pensare che questo sforzo di rendere il più possibile da vicino quello che era stato detto alla fine è stato anche coronato da successo nel romanzo che ha come protagonisti personaggi storici mescolati a personaggi inventati, il problema è più complicato. Nella letteratura del nostro secolo ha un certo posto di rilievo un'opera un molto ampia, molto vasta di un narratore, giornalista, storico, dilettante inglese, si chiama Harris, che racconta la congiura di Catilina, che racconta eh, la fine eh, di Pompei e fa parlare Cicerone, fa parlare Catilina, fa parlare eh, anche personaggi minori no, di quella vicenda. Ma se vogliamo lo storico antico che da giovanotto fu anche molto vicino all'ambiente catilinario, eh, mi riferisco a Sallustio, il quale ha scritto una monografia esattamente su quell'argomento, su quella vicenda dell'anno 63 a.C., no, l'anno in cui Cicerone fu console e nacque Augusto, ma nessuno se ne accorse sul momento. Anche Sallustio... Dà la parola a Catilina all'inizio dell'opera, in cui Catilina spiega quali sono i suoi obiettivi, poi, dalla parola a Cesare che cerca di salvare la vita ai Catilinari catturati, a Catone Uticense, futuro Uticenze suicida, nemico avversario politico di Cesare, che invece lo contesta. Sono discorsi inventati, diciamo così, potremmo dire, con analogo spirito a quello Tucidideo di tenersi al senso generale? Forse sì. Almeno nel caso del dibattito in Senato fra Cesare e Catone, bene o male gli acta senatus davano un riassunto no, di quello che si era detto. Poi magari c'era anche qualche stenografia privata, no? Cicerone fece appostare in Senato degli stenografi che trascrissero quello che veniva detto in quella seduta memorabile del 5 dicembre del 63. E quindi, però quello che Catilina ha detto in segreto nella conventicola dei congiurati e che occupa un intero capitolo è difficile pensare che sia esattamente quello che Sallustio gli fa dire. Quindi l'invenzione della parola è già un bel problema che tiene insieme, proprio sullo stesso piano, diciamo scivoloso, un piano piuttosto scivoloso, sia la narrazione storiografica propriamente detta, sia il romanzo storico. E questo, se vogliamo, non è un fenomeno che rimane confinato nell'antichità, più o meno fino a epoche diciamo di tarda antichità, no? pensate agli storici come so, Ammiano Marcellino che è ammiratore di Giuliano, l'imperatore Giuliano l'apostata, oppure Procopio ammiratore fino a un certo punto di Giustiniano, eh? andiamo avanti nei secoli, ma ancora nel primo ottocento lo storico che è anche un prosatore molto efficace, dà la parola ai protagonisti, no? è uno storico questo costume è andato avanti, non so, Machiavelli, Guicciardini, per dire, nel Rinascimento e poi ancora nel Seicento, Sarpi che racconta il Concilio di Trento, oppure, non so, Voltaire che è la storia di Luigi XIV, e potremmo proseguire, Thiers, che poi è anche un grande uomo politico, piuttosto discutibile, che scrive una storia della Rivoluzione Francese, Carlo Botta... Personaggio minore, no? piemontese, molto vicino all'amministrazione all francese, quando la Francia aveva in Piemonte un suo dipartimento. Carlo Botta scrive una storia della guerra d'indipendenza. Siamo negli anni venti dell'Ottocento. Eh? Carlo Botta c'è anche qualche liceo intestato a lui, per esempio a Ivrea, perché era di quelle parti del Canavese. Storia della guerra d'indipendenza americana, lui la intitola così: quella che noi più correntemente chiamiamo la rivoluzione americana, cioè la ribellione delle colonie americane contro l'impero inglese e quindi la nascita no, degli Stati Uniti d'America, George Washington, eh, Benjamin Franklin, eccetera. È un'opera interessante da tanti punti di vista, anche perché sotto sotto botta contrappone la figura di George Washington alla figura di Napoleone, la cui immagine si è molto deteriorata per le guerre sanguinose da lui provocate, mentre Washington è l'eroe positivo, potremmo dire, in questa implicita comparazione. Lui si ispira chiaramente agli storici antichi, quindi fa parlare dei personaggi politici americani. Alcuni sono favorevoli all'insurrezione, altri sono contrari. No, come in Tucidide si deve prendere una decisione, c'è un oratore che parla in un certo senso, un altro che parla in senso opposto. Sono discorsi inventati, ma lui lo dice anche in una prefazione molto onesta molto simpatica che ha cercato di rendere il pensiero di coloro che allora intervennero. È un libro di storia o è un romanzo? È un, un libro di storia. La tradizione io vi ho citato Harris perché si trova nelle edicole nelle librerie questo è brillantissimo scrittore peraltro. Ma potremmo citare un autore molto più diciamo in alto nella classifica assiologica e cioè il drammaturgo, poeta e romanziere tedesco Bertolt Brecht, il quale al termine della sua vita, lui è morto nel 1956, quindi ormai tanti anni addietro, e era esule dalla Germania per ragioni politiche nel, negli anni 30, è vissuto negli Stati Uniti, poi è tornato in Germania dopo la guerra. Al termine della sua vita scrive un romanzo storico, molto diciamo ironico e controcorrente, come era un po' nello stile di questo grande scrittore, Gli affari del signor Giulio Cesare, di Geschäfte des Hern julius Cesar, gli affari. Ed è un romanzo incompiuto, non è riuscito a finirlo, è stato pubblicato postumo, è stato tradotto magnificamente in italiano, si trova ancora in circolazione, che riguarda però, non sappiamo fin dove lui volesse spingersi nel racconto, visto che la vita di Cesare è breve ma è molto ricca di avvenimenti, è vero. E lui nacque nel 100 avanti Cristo e fu assassinato nel 44 quindi è vissuto relativamente poco ma è una vita pienissima lui Brecht si concentra sugli inizi, gli esordi della carriera politica molto movimentata di Cesare, molto diciamo compromessa dal punto di vista potremmo dire etico-economico cioè uno che si, si tuffa nella politica, si schiera Abilmente con i populares, però ha bisogno di quattrini, quindi deve essere, le sue campagne elettorali sono costosissime. Eh, anche Svetonio lo racconta: no? Svetonio, Nelle Vite dei Cesari, la prima è eh, quella di Cesare, appunto, quando lui, nel, sempre nell'anno 63, eh, si presenta, si candida per essere eletto. Pontefice Massimo, che è la massima carica religiosa a Roma, nella Roma repubblicana e anche dopo, Pontifex Maximus, carica elettiva. Lui personalmente era molto vicino al pensiero di Epicuro, quindi riteneva che gli dei se esistono stanno da qualche parte e non si occupano degli uomini, ma questo non gli impediva di aspirare a diventare come poi diventò la massima carica religiosa a Roma, cioè di una città, di una realtà politica in cui la religione è addirittura un pezzo dello Stato, una religione di Stato e quindi c'è tutto un rituale, insomma è una figura complicata. Campagna costosissima, dice Svetonio, che quando uscì di casa per l'atto finale diciamo, di queste elezioni... Parlò a sua madre e disse che tornava o pontefice massimo o rovinato per sempre, nel senso che aveva fatto talmente tanti debiti per comprare il voto, la compravendita del voto era una pratica molto pesante, molto presente nella tarda Repubblica Romana, c'erano una serie di leggi contro, no? leggi de ambitu, contro la corruzione elettorale, che rimanevano più o meno inefficaci, i grandi personaggi se ne infischiavano. Il suo grande finanziatore era l'uomo più ricco di Roma, no? Crasso no? L'uomo più ricco di Roma, Crassus Dives, fra l'altro. E gli affari del signor Giulio Cesare sono è un libro divertentissimo, ironico, in cui c'è molta, molta dottrina, perché lui l'autore si è documentato. Però Cesare parla in continuazione, fa delle battute di spirito, dialoga con i suoi manutengoli che poi un po' lo ricattano. C'è questo Clodio che è un tipaccio che però gli è indispensabile. Ecco, tutto questo è la parola dei, dei personaggi storici, che è un bel problema. Abbiamo nella nostra letteratura un libro gigantesco, un libro che ha patito forse del fatto di essere diventato per molto tempo, forse ancora adesso, non so, eh, canonico nelle letture scolastiche. No? E non c'è niente di peggio dell'imposizione che rende antipatico anche un capolavoro, come nel caso dei promessi sposi manzoniani. No? Credo che la lettura di quel libro continui ad essere presente. Magari in modo parziale, il libro è molto ampio, fra l'altro, lui ci ha lavorato tantissimo Manzoni a questo libro. E lì dentro non ci sono soltanto personaggi minori o da lui inventati, ma anche personaggi storici. No? Il cardinale Borromeo, personaggio importantissimo della Milano del 1630 no? l'anno in cui eh, è più o meno ambientato in tutto il racconto: la, la peste di quell'anno, eh, la rivolta del pane a Milano, eccetera. E non è facile, senza scadere un po' nel banale, inventare quello che dissero personaggi storici che, per altra via, poi sappiamo quello che hanno detto da altre narrazioni, sia pure in forma parafrastica, di riassunto e non in forma diretta per non parlare poi di casi in cui c'è una documentazione scritta, no? per dire gli atti parlamentari, che non sono soltanto novecenteschi ma sono anche precedenti, sono la trascrizione delle parole. Anche il buon Sallustio al tempo suo si era posto questo problema nel raccontare la vicenda Catilinaria, per cui a un certo punto dice, quando rievoca... Quella scena molto vivace in cui Catilina, siamo all'inizio di novembre dell'anno 63, ha tentato pare di organizzare un attentato alla vita del console, no? sfruttando l'usanza della salutazio mattutina, no? la gente che si presenta in casa, ma in quel caso con cattive intenzioni. Ma Cicerone ha le sue spie, quindi lo sa per tempo, sbarra le porte, eccetera. E il giorno dopo va in Senato e Catilina si presenta in Senato eh, provocatoriamente, dicono alcuni. Cicerone è quasi sorpreso di vederlo e lo aggredisce con la cosiddetta prima Catilinaria, quo usque tandem, no? che è un, un inizio di discorso straordinariamente efficace e molto insolito. Noi leggiamo la, quello che lui poi mise per iscritto, ma che riflette la parola detta. Sallustio deve raccontare questo e dice: Fece un discorso molto efficace e utile alla Repubblica, ma siccome l'ha pubblicato io non ve lo riferisco. Alcuni pensano che sia una piccola cattiveria di Sallustio verso Cicerone, ma in realtà è anche un po' l'imbarazzo. Questa prima catilinaria con le altre tre circolava come libro quando Sallustio scrive, e scrive nel 1942, quindi vent'anni dopo I Fatti. e Mettersi a inventare un discorso diverso da quello che Cicerone aveva effettivamente pronunciato è un problema. E Sallustio se la cava dicendo, tanto è pubblicato. Ecco quello che il romanziere che si propone di incardinare su un fatto storico importante la sua narrazione. Inventata deve affrontare ogni volta che i protagonisti, che sono anche personaggi storici, agiscono e parlano. Oltretutto, e questa è l'altra caratteristica del romanzo storico ottocentesco, diciamo, ma anche novecentesco, sia pure in altre forme, è di immettere di peso dentro il racconto delle vicende private il racconto di fatti storici più o meno importanti e comunque importanti in riferimento alla vicenda che viene narrata. Per cui mh, accade, per esempio, che eh, proprio nei Promessi Sposi ci siano capitoli ben due, anche più, ma insomma i due più densamente concentrati sull'argomento, il dodicesimo e il tredicesimo no, dei Promessi Sposi. Sulla rivolta del pane a Milano, eh, non soltanto le persone che agiscono, non i popolani di cui naturalmente i nomi sono eh, inventati quando ci sono, ma eh, il Ferrer, il vicario di Provisione, cioè sono persone storiche e Manzoni si diverte a dire: Ma è difficile no? Dice, a un certo punto entrare nella testa di Ferrer, cioè dire che cosa lui pensava mentre si svolgeva questa vicenda molto drammatica e che rischiava di finire in tragedia fra l'altro no? la rivolta popolare che esplode per la, la mancanza di, di un cibo elementare come il pane. E quello è un racconto immesso di peso nel romanzo con varie digressioni anche scherzose che Manzoni che ha una vena ironica sottile ma costante nel romanzo, non manca di inserire. Ma potremmo ricordare, per dire, nei I miserabili di Victor Hugo c'è tutta una parte che racconta la battaglia di Waterloo, nel guerra e pace di Tolstoi c'è tutta una parte che racconta la battaglia di Austerlitz e poi addirittura l'invasione francese della Russia, l'incendio di Mosca, la ritirata francese, la battaglia di Borodino. Sono Pagine di, storia, pagine di storia in cui a un certo momento i personaggi del romanzo che sono inventati entrano in scena anche loro e interagiscono. No? Il principe Andrea Bolkonsky è un'invenzione di Tolstoi anche se raffigura un certo tipo di nobile russo inizio 800, siamo a 1805 ad Austerlitz che ha una qualche simpatia per la Francia Rivoluzione Bonaparte, però combatte con l'esercito russo, austriaco, prussiano nella battaglia di Austerlitz e perde. Ma a un certo punto li fa incontrare, narratore, Napoleone da una parte e il principe Andrea steso per terra dall'altra. Caso perfetto. Ma anche il povero Don Abbondio che balbetta davanti al Cardinale Borromeo è un caso perfetto di incontro tra un personaggio inventato e un personaggio vero. È lì che la capacità di tenersi lontano dalla banalità del grande narratore viene messa alla prova. Certe volte, invece, in opere magari più vicine a noi nel tempo o anche remote questo difficile esperimento non riesce alla perfezione no? dopo I Promessi Sposi in, nel nostro paese c'è un profluvio di romanzi storici interessanti comunque come documenti no? la disfida di Barletta di Massimo D'Azeglio l'assedio di Firenze di, di Guerrazzi e, e tante altre Marco Visconti ci sono romanzi che, in maniera più o meno goffa, riprendono questo modello del, come dice Manzoni, in un suo scritto più tardivo del 1850, misti di storia e di invenzione. No? Poi lo stesso Manzoni, alla fine, è entrato in crisi rispetto a questa sua lunga fatica, no? ha cominciato a scrivere nel 1821, poco dopo le vicende della fallita dei moti del 21 in cui tanti amici suoi furono poi coinvolti, arrestati perseguitati eccetera, lui si ritirò a Brusuglio e si mette a scrivere 20 anni eh, l'ultima edizione è del 40 no? dal 21 al 40 20 anni come Goethe alle prese col Faust no? che lo prende e lo riprende in mano e quelle Opere sono l'opera di tutta una vita e colpisce il fatto che poi Manzoni, dopo aver creato questo modello, che è andato ben oltre i confini italiani, no? perché i grandi romanzi storici di cui stiamo parlando, in certo senso si ispirano. Goethe fece una recensione, o ispirò una recensione, ai Promessi Sposi, dopo la prima edizione del 27, perché fu colpito dalla novità straordinaria, e dalla felice realizzazione. Di questo esperimento, eh? quindi un modello che è andato ben oltre i nostri confini. Eppure lui alla fine lo rinnega dicendo che è uno sperimento negativo. In parte credo anche un po' infastidito da questa serie di imitazioni, alcune in realtà molto felici, come le confessioni di un italiano di Ippolito Nievo, per esempio, Va bene, altre molto meno efficaci. Perché ha fatto questo? Cioè perché è approdato in quel momento della sua vita? No? Lui era nato nel 1785, quindi nel 21 aveva i suoi anni, eh? ne aveva 36, quindi era un uomo maturo. Perché ha preso questa decisione di cimentarsi in un'opera narrativa che parla e nutrita di storia? dall'argomento particolarmente singolare e su questo vorrei ora fermarmi, perché ci arriva dopo la crisi del 21, che per lui è una crisi importante, non ci dimentichiamo che lui comincia da giovanissimo come ammiratore della rivoluzione francese, è nato in un ambiente dove questa era, come dire, l'architrave mentale, poi la conversione al cattolicesimo e poi le simpatie liberali nel 2021 e poi il ritiro a scrivere questo romanzo. È un cammino mo molto significativo. Aveva intrapreso la sua attività letteraria, a parte gli esperimenti giovanili che sono molto acerbi, come drammaturgo, come poeta. Lirico, drammaturgo vuol dire avere alle spalle un modello incombente, imponente come Alfieri, eh, che non è un modello tanto gradevole anche per il suo aristocratismo non solo contenutistico ma lessicale, no? Alfieri che prende pesca anche nella mitologia classica. Un linguaggio difficile, portato sulla scena, non so quale risultato potesse ottenere. Ma un altro drammaturgo che, come tale, non aveva dato grandissime prove era stato Foscolo, no? La Iace. E lui, nella drammaturgia, sceglie personaggi. Adelchi, no? è interessato moltissimo alla storia italiana dal Tardo Antico ai Longobardi, al, al Medioevo. Ma nella lirica la lirica è un po' più variegata, ma non dimentichiamo che la, morte, la notizia, il fatto che arrivi la notizia della morte di Napoleone relegato a Sant'Elena 5 di maggio del 1821, ma la notizia arriva piano piano, spinge Manzoni a scrivere un'ode il 5 maggio, che è un omaggio storiografico e ideologico all'imperatore, pur nella consapevolezza di quanto sia stato tragico quell'esperimento, quante vite umane sono state falciate da, dal, dall'imperialismo bonapartista, e tuttavia lui scrive ammirato della grandezza di questo personaggio, un segno addirittura divino il suo passaggio però non lo pubblica col suo nome, eh? lo pubblica sotto pseudonimo, questo celeberrimo 5 maggio, e lo pubblica a Lugano, cioè neanche, non a Milano, nel Ticino, nella Svizzera, nel Ticino. Insomma, è ancora alle prese col problema, i grandi uomini lasciano il segno nella storia, no? il 5 maggio questo è. E invece nel romanzo che nel 21 medesimo lui intraprende a scrivere... I personaggi sono un contadino, la, la, la donna da lui amata, la futura suocera, un parroco di campagna molto poco coraggioso, gente di, di dubbia moralità che è al servizio di un signorotto locale. Quindi un mondo che non ha nulla a che fare né con Adelchi né con Bonaparte, è vero. Ma dalla lirica lui, ancora prima di approdare al romanzo, aveva concepito un progetto di cui abbiamo la traccia negli appunti che aveva preparatori che aveva eh, allestito, e cioè un'altra tragedia su Spartaco, cioè su un personaggio della storia romana capo della rivolta dei, cosiddetta dei gladiatori, in realtà degli schiavi ribelli in tutta Italia dal 73 al 70 avanti Cristo, che è poi diventato un simbolo. No? Per, sappiamo quanto il nome di Spartaco sia diventato il simbolo del riscatto nell'Ottocento e nel Novecento. C'è una lettera di, di Marx a Engels, del febbraio del 1861, una lettera privata in cui Marx racconta le letture che sta facendo. Sta leggendo uno storico greco, a piano di Alessandria, che nel primo libro delle Guerre Civili parla molto di Spartaco e Marx scrive a Engels, Spartaco vero rappresentante, lo dice anche in inglese, lui mescolava l'inglese e il tedesco quando scriveva in lettere private, vero rappresentante dell'antico proletariato, quindi lo ammira profondamente, ma anche Momsen nella storia romana, che 1856, quindi qualche anno prima di questa lettera che io sto citando, ha pagine ammirative verso la figura di, di Spartaco. E nel Novecento Rosa Luxemburg, figura luminosa del movimento socialista mondiale, oserei dire, scrive le Spartacus anzi gli Spartacus briefe. No? Le lettere di Spartacus quando è in carcere e produce degli scritti diciamo, antibellicisti durante la prima guerra mondiale e l'intitola Spartaco. Il suo movimento si chiamerà Spartacista. Quindi Spartaco. È una figura che già col nome evoca tutto questo. E Manzoni aveva tentato una tragedia su Spartaco. Lo sappiamo perché mette insieme degli appunti in cui trascrive eh, fonti latine, il greco non, non gli era molto noto in realtà. Lo sappiamo perché citava anche Diodoro Siculo che scrive in greco in traduzioni latine un po' come Machiavelli no? che non aveva il greco però con il latino si arrangiava benissimo e poi Floro, no? Floro è questo epitomatore del tempo di Adriano secondo secolo dopo Cristo che nel suo opuscolo di storia Epitoma eh, si chiama esattamente così dedica un capitolo molto interessante a... lui si voleva, però non c'è riuscito ha lasciato perdere e si è messo a scrivere il romanzo, I promessi sposi, Renzo, Tramaglino, eccetera, Donna Bondio. E però ci mette davanti una premessa che forse a scuola non viene letta con grandissima attenzione. Me lo chiedo, eh, perché la mia esperienza di studente di ginnasio è molto lontana nel tempo, ma credo che anche allora, insomma, quella parte così faticosa da leggere in cui Manzoni inventa l'inizio di una cronaca seicentesca dalla quale ha ricavato il racconto che poi fornisce, ma una cronaca veramente c'era stata e lui l'aveva usata di Giuseppe Ripamonti che raccontava le vicende dell'anno 1630, in realtà, non le vicende di Renzo Tramaglino e in quella introduzione, scritta in un finto italiano secentesco pomposo, no? la, la storia si può veramente definire una guerra illustre contro il tempo, perché togliendogli di mano gli anni suoi prigionieri, anzi già fatti cadaveri, li richiama in vita, no? questo è un famosissimo esordio con immagini tipiche di una prosa italiana seicentesca molto immaginosa, molto immaginifica, no? il tempo che ha prigionieri, anzi ha reso cadaveri gli anni precedenti. È un'immagine anche buffa, se vogliamo. E va avanti per un bel po' con questo faticoso raccontare le premesse di una cronaca che lui sta finge di stare trascrivendo. E però la cronaca che lui sta appunto coniando si apre dicendo nei righi successivi a quelli che ora ho letto che le altre opere parlano di grandi principi, di grandi personaggi, io invece, io cronista, che Manzoni sta ripeto ricopiando, finge di ricopiare, mi occupo di persone da poco, eh, dice gente meccanica e di piccolo affare cioè per l'appunto i personaggi minuscoli dal punto di vista dello status sociale che sono poi i personaggi protagonisti del romanzo. E quindi da Adelchi a Spartaco, a Renzo Tramaglino, diciamo così, c'è un cammino molto serio, molto pensato sul problema che lo ha coinvolto. Chi fa la storia? I grandi, i monumentali personaggi ai quali si addebita il merito e il demerito di tutto quello che avviene? O invece la infinita serie di persone, questa immensa quantità di molecole individuali, i cui movimenti, i cui sentimenti, le cui azioni sono poi il fattore principale della storia? Questo è il problema che sta sotto quella scelta, con la felice intuizione di non perdere di vista poi i grandi, alcuni da lui scelti peraltro, perché il romanzo è un romanzo attesi, non è un romanzo fine a se stesso. Abbiamo detto come lui abbia avuto esordi rivoluzionari di simpatia intellettuale, naturalmente era troppo piccolo per partecipare alle vicende di fine Settecento e poi invece questa eh, opzione cristiana molto forte che rimane poi il segno principale della sua mentalità fino alla fine dei suoi giorni e poi eh, addirittura questo rinunciare intenzionalmente a dare ai grandi il ruolo protagonistico. Però la morale di quella vicenda qual è? nei capitoli 12-13 appunto la rivolta del pane, le imprudenze di Renzo, il quale alla fine dice ho imparato a non mettermi nei guai, nelle sommosse. Quindi il cammino dal, dal giovane filo giacobino alla morale che Renzo, ormai padre di più figli, cava parlando in famiglia è una tesi ben precisa, secondo cui le rivoluzioni alla fine sono un eccesso sbagliato, un passo da non compiere o dannoso nel momento in cui lo si compie. È una tesi, se vogliamo, come alcuni critici letterari sostengono, un po' rimpicciolisce l'intero romanzo grandissimo per il fatto stesso di essere esplicita. Una tesi può campeggiare dentro un libro o che sia un saggio o che sia un romanzo. Se è implicita, cioè il lettore ci arriva da sé, ma se io come Esopo alla fine delle sue favolette dico la favola insegna che, eccetera, rimpicciolisco l'effetto che mi propongo, un po' l'elemento, se vogliamo, predicatorio che emerge. È interessante seguirlo poi nelle varie stesure del romanzo e alla fine, nell'ultima stesura, è molto forte nelle conclusioni. Però al di là di questa tesi di fondo c'è la percezione molto valida e se vogliamo molto problematica di chi fa la storia, chi sono i protagonisti della storia. E in questo, devo dire, eh, il filo conduttore va ben oltre, anche se certamente parte da lui, va ben oltre. Eh, lo possiamo vedere concretamente diciamo, svilupparsi mettendo a raffronto due grandi libri, due romanzi storici, credo tuttora molto letti, spero anche perché sono diventati talvolta molto efficacemente eh, dei film: sia I miserabili di Hugo, sia Guerra e pace di Tolstoi hanno avuto molte redazioni filmiche, no, cinematografiche, alcune un po' hollywoodiane, altre molto calligrafiche, molto filologiche. Succede insomma, che la, la decima musa, cioè il cinema, si ispiri alla letteratura, alla grande letteratura, sia quella diciamo, di intervento immediato, vivente, drammatica, sia quella grandissima, classica. E penso che sia giusto non deridere coloro i quali, spero di non dire cose non, come dire, non gradite, ma qualche studente spesso dice non ho letto il libro ma ho visto il film e viene preso in giro per aver detto questo. Io non lo prenderei in giro perché se il film è a sua volta una grande opera d'arte, ha fatto un passo giusto colui il quale ha voluto conoscere sia pure in modo più rapido, no? il film può durare molto ma non dura quanto la lettura di 500 pagine a stampa, ha fatto come dire, un passo intelligente per avere nozione nel nostro mondo così veloce in tanti aspetti di opere che sarebbe dannoso dimenticare, non conoscere affatto. Alcune trascrizioni, ripeto, sono estremamente felici e ben fatte eh, ai tempi dei tempi. Nei primi tempi dell'arte cinematografica addirittura erano film a puntate. Per esempio, una delle prime trascrizioni filmiche dei Miserabili di Hugo era in quattro puntate, quindi si andava quattro volte al cinema di fila per vederlo per intero. Poi altri sono stati capaci invece di cogliere l'essenziale in un paio d'ore di durata massima di un film di una certa eh, di un presa, di un certo peso. Bene. In questi due romanzi, in sostanza, il tema chi fa la storia, chi sono gli artefici della storia, è il vero protagonista di, di entrambi. E la risposta di un notevole prosatore, poeta, uomo politico, quale fu Victor Hugo, nato nel 1802 e morto nell'85, è alla fine una risposta che dà spazio ai grandi pur riconoscendo che essi sono, per così dire, eh, trasportati, spinti da forze più grandi di loro. Mentre invece in polemica implicita ma molto chiara contro questa impostazione di Ugo, Tolstoi... Pone al centro della sua riflessione il fatto che Napoleone è nulla, è un piccolo uomo criminale, mentre invece il contadino analfabeta che ha una profonda moralità fondata sulla fede cristiana è il vero protagonista della storia, lui e milioni di altri insieme con lui. Questa discussione sul ruolo della personalità nella storia investe la storiografia propriamente detta e alimenta. La narrativa del romanzo storico ottocentesco e anche dopo, e se vogliamo, anche per chiudere, diciamo eh, acciuffando il principio del nostro discorso: Gli affari del signor Giulio Cesare di Brecht, va bene, libro lontano le mille miglia dai grandi modelli ottocenteschi di cui ci siamo occupati, è una decostruzione del grande personaggio. Perché? Ma perché Brecht è convinto, come tanti nella maturazione che si è prodotta nel Novecento, del fatto che le grandi masse sono i protagonisti della storia. Se sono disorganizzate, probabilmente il loro agire è impulsivo, contraddittorio. Se sono organizzate, producono eventi di cui alcuni grandi si mettono alla testa, ma tuttavia sono loro i protagonisti. E non è una novità, ecco, chiudiamo citando un testo che sicuramente non è molto noto ma che è molto piacevole da, da scorrere, da consultare. Eh, tra il 1860 e il 1872-73 eh, fu pubblicato in Francia un gigantesco lavoro enciclopedico. Il Grand Dictionnaire Larousse. Pierre Larousse era un letterato dilettante che creò quest'opera enciclopedica, devo dire smisurata, scritta da lui e da un gruppo molto ristretto di suoi collaboratori, amici, eccetera. E le voci di questa enciclopedia sono dei saggi. Si leggono come si leggerebbe un giornale, un articolo di una rivista, di un libro. E a un certo punto c'è una voce, demagogia, demagogia, che dice tante cose interessanti. A un certo punto fa una parentesi, introduce una parentesi, i, i tre grandi personaggi travolti dalla Rivoluzione francese, no? che in certo senso la simboleggiano, Marat, Robespierre, Danton. Lui dice, e l'articolo è suo, sono come dei fanciulli legati ad una locomotiva in movimento. La locomotiva in movimento li ha alla fine sfracellati, loro sono stati distrutti, erano loro che guidavano, erano il punto visibile di un movimento che lui simboleggia con una locomotiva lanciata a velocità fortissima. E questo è diciamo, un paragone interessante perché la locomotiva è una grande novità tecnologica in quegli anni, Pier Larus è un prosatore straordinario e anche divertente e in quelle poche frasi inserite in quella voce interessantissima sul fenomeno politico della demagogia dice esattamente quello che per Manzoni, per Hugo, per Tolstoi, per Brecht, per Harris è il problema dei problemi che il romanzo storico, al pari della storiografia, continua ad interrogare. Grazie. allora ben trovati continuiamo la nostra mattinata anche questa mattinata è particolarmente eh, serrata e ricca di appuntamenti l'appuntamento di adesso è con Dario Fabri un analista geopolitico e giornalista che probabilmente ormai conoscete tutti perché in questi giorni, purtroppo in questo, con le vicende tragiche che tutti con, conosciamo, è spesso eh, sui media per commenti appunto alla, alla situazione ucraina. Eh, purtroppo, per motivi eh, imprevedibili, non è potuto essere qui oggi con noi questa mattina, ma si collegherà da Roma. Abbiamo pensato quindi che per rendere comunque eh, più animato eh, questa conversazione, non vederlo soltanto eh, online, adesso spero che nel frattempo si colleghi, eh, oh, ci, sono, ci sono, ci sei. Ah, ciao Dario. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Um, abbiamo pensato di chiedere a Rebecca Pecori e a Elia Morelli, che sono due giovani analisti, geopolitica che hanno studiato alla scuola di Limes e sono stati docenti eh, sono stati allievi eh, di Dario Fabri di interloquire con, loro, con lui e quindi fare un po' con voi anche un po' di mediazione sia se voi avrete delle domande da Poli, sia poi anche loro eh, interloquiranno con lui per eh, appunto, per vivacizzare questo, questo dialogo a distanza. Tanto io ringrazio comunque Dario di, a, di aver trovato il modo di almeno collegarsi a distanza e comincerai col chiedergli... Eh, le, le, di, di raccontarci un po' la scelta del titolo che ha individuato per questo incontro che è eh, Storia e Ideologie. Che cosa intendevi con questo titolo? Eccomi qui. Buongiorno a tutti, Buongiorno a tutti intanto. Dico, scusa, come diceva Maria Fontana, mi dispiace sì. non esserci. In realtà l'idea era quella di essere presente. A quanto pare anche l'anno scorso, scorso la storia in piazza non sono riuscito, riuscito ad esserci ma l'anno scorso perché, perché proprio non era possibile per nessuno oggi è più colpa mia, mettiamola così, o almeno non ho, non ho trovato la possibilità logistica, diciamo raggiungere Genova è un po' complesso, in breve, in breve tempo e poi poter tornare. Sono contento comunque di esserci da remoto, anche che ci siano Rebecca Pecori e Lea Morelli, che sono, come diceva Maria Fontana, due ex discenti, come si diceva, allea la scuola di Limes per ragioni imponderabili e che oggi si occupano di geopolitica Uh, con, un, uh, con un entusiasmo che secondo me, oltre alla loro capacità, può essere utile per gli studenti che ci stanno, che ci stanno ascoltando. Beh, il mio incontro è un incontro di taglio storico, inevitabilmente vista l'occasione, che si concentra sul ruolo delle ideologie nel rapporto con le potenze. Quindi è una speculazione, c'è cioè una sorta di indagine che mediamente non si, non si frequenta, o almeno non così spesso. Intanto come regole di ingaggio... Eh, D'accordo con Maria Fontana, io per non farvi svenire diciamo, con un monologo troppo lungo, parlerò un quarto d'ora, poi mi taccio, quindi eh, lascio spazio se ci sono domande, degli interventi oppure se vogliono intervenire Rebecca Pecori e Le Morelli, poi un, parlo un altro quarto d'ora, venti minuti, e così via. Diciamo in tre tranche, se riusciamo a stare nei tempi, io anzitutto. Partiamo dal presupposto. Che cos'è una ideologia? Così <coughs> introduciamo l'argomento. E che cos'è una potenza? Così proviamo a capire di che cosa parleremo stamattina. Per ideologia si può intendere ovviamente tutto ciò che è più di un'idea, in che senso? Non in senso qualitativo, valoriale, ma semplicemente ciò che è più di un'idea, perché non è soltanto un pensiero, ma diventa un'azione, cioè diventa una. Applicazione di un'idea, un'applicazione che diventa poi strumento evidentemente di una politica estera, di una strategia, uh, di un incedere di tutto ciò che poi riguarda la vita e l'evoluzione di una comunità, di una collettività, eccetera. E qui si aggiunge quindi quello, questa precisazione per spiegare che l'ideologia non ha un, né un valore positivo né negativo in questa, in questa mia breve dissertazione, cioè non, non ha un valore positivo. Perché non capisco perché dovrebbe averlo, in fondo è un'idea un che si fa strumento, ma non lo ha nemmeno in senso negativo, come invece ultimamente l'ideologia viene utilizzata, cioè l'ideologia la si usa dire sei ideologico significa essenzialmente accusare una persona di essere dogmatica, chiusa sulle sue posizioni, incapace di evolvere con il pensiero. Ecco, qui in questo incontro l'ideologia è semplicemente, ripeto, un'idea che si fa strumento di una potenza che viene utilizzata anche a volte su malgrado. Le idee vengono anche utilizzate loro malgrado, vengono distillate da, da un pensatore e poi adottate per cavoli propri, perdonate l'espressione, dalle potenze che le manipolano e le utilizzano come vogliono. E proprio di questo parleremo questa mattina con degli esempi storici che possono sembrare controintuitivi e che io mi auguro siano utili a capire il contesto, cioè. Noi a volte, nell'approccio storiografico, ci concentriamo troppo sulla sovrastruttura. Uh, quindi valutiamo le idee in quanto tali e le ideologie in quanto tali. Esempio, la Cina comunista. La Cina è comunista perché ha adottato un'ideologia comunista. E ancora, ha adottato un'ideologia comunista, questo è più o meno implicito, perché se ne è innamorato. In un momento evidentemente di ebrezza uh, ha incontrato un testo di Marx o di Engels, di chi vi parla voi, leggendolo ha stabilito che quello dovesse essere poi la condotta da tenere nei decenni. Dei decenni. Ma è veramente così, lo stesso si può dire di altre ideologie, ad esempio l'universalismo francese, successivo alla rivoluzione, sì, si diffonde per le opere dei letterati, dei lumi. Perché attecchisce proprio in quel momento e perché viene adottato proprio in quel momento dalla nazione francese? Perché proprio quella idea e non un'altra? E poi, quando viene adottata, viene utilizzata esattamente per com'era? O viene manipolata? E non poteva essere scelta un'altra perché non c'erano altre motivazioni di natura strategica? Oppure sì? Proviamo a fare un po' di chiarezza al riguardo, così mettiamo un po' di carne al fuoco. Partiamo da un'ideologia con il massimo rispetto, nel senso mi riferisco al cristianesimo, che attenzione è certamente una, una confessione, una religione, una forma spirituale, ma nel momento in cui viene adottata come religione di Stato, diventa anche un'ideologia, inevitabilmente, ripeto, anche suo malgrado, cioè non, non per scelta uh, di, di, di qualcuno, cioè quando una religione si fa religione di Stato, poi... Concorderete con me, diventa ideologia. Beh, il cristianesimo a Roma, quindi l'impero romano, diventa ideologia con l'editto uh, di Milano, quando uh, l'imperatore uh, Costantino di fatto concede a tutti i cittadini la libertà di venerare le proprie divinità. È un passaggio fondamentale in cui essenzialmente, siamo nel 313 d.C., in cui essenzialmente la religione cristiana diventa una, che poi entra, la religione di Stato dell'Impero Romano. Perché viene scelta proprio una religione così oscura fino a pochi eh, anni, pochi decenni prima, e molto combattuta dopo che aveva smesso di essere oscura nell'Impero Romano, a Roma in particolare? Che cosa induce in quel momento? Beh, la risposta che dà la storiografia è mediamente una risposta... Un po' vaga, cioè non, non se ne ha grande contezza. Eh, C'è stata la conversione. Poi c'era Costantino, c'era la sua famiglia che si era convertita. Si erano, può darsi anche, genuinamente si erano lasciati, come dire, a rapire dal messaggio ecumenico della religione cristiana, eccetera. Ma fin qui la scelta potrebbe essere personale. Ma nell'incontro nell dell'anno scorso io mi dedicai. Maria Fontana me la testimone, ai, ai leader, a quale peso possono avere i leader dentro la storia? E di certo non può essere neanche l'imperatore che ha i poteri assoluti come Costantino, può essere capace di imporre realmente una religione ad una a società, ad una civiltà, in quel caso composta da milioni di persone, che semplicemente possono rifiutarsi di professarla, non basta la, la repressione, eh, non è mai totale, non è mai convincente fino in fondo. Il motivo per cui Roma in quel momento sceglie la religione cristiana è perché da tempo è in cerca, anche inconsapevolmente, anche come dire, sotto traccia di una ideologia universalistica. Cioè ormai l'impero romano era diventato da tempo, peraltro, troppo grande per avere al suo centro soltanto la religione dei padri, cioè la religione politeistica che i romani avevano mutuato in larga parte dalla religione greca. Che si centrava però molto sul mondo classico, quindi sul mondo greco-romano, che quindi non apparteneva, sebbene si fosse diffusa eh, un po' in tutto l'impero, ma non poteva più appartenere a tutte le popolazioni che lo componevano. Di più, l'atteggiamento che gli dei nella religione greco-romana avevano verso gli esseri umani era un atteggiamento che non era più considerato funzionale all'impero, perché era un atteggiamento spocchioso, dispettoso. Era un atteggiamento anche molto invidioso, la famosa iubris degli umani che veniva punita dagli dei perché erano anche invidiosi quando un essere umano si avvicinava o almeno provava ad avvicinarsi alla loro grandezza. E in un impero come quello di Roma, che si pensava mondo, della necessità di una ideologia che fosse, anzitutto più universale della religione greco-romana, che, anche nei suoi termini, nei suoi nomi, era evidentemente molto uh, destinataria dei luoghi d'origine e poi di una religione che introducesse un rapporto tra gli esseri umani e la divinità, peraltro unica, che fosse un rapporto ecumenico, che non fosse un rapporto di competizione, perché nel momento stesso in cui la religione diventa di Stato, non deve esserci più competizione tra questa e gli esseri umani che compongono lo spazio dell'impero, perché lo spazio dell'impero deve vivere in concordanza con la divinità perché questo serve a corroborare strumentalmente, evidentemente, la propaganda per cui l'impero è definitivo, è volontà della divinità, non può essere scalfito e sta lì proprio in concordanza con l'unico Dio che si riconosce. Questo è un breve esempio di come un'ideologia, o meglio in questo caso una confessione, una pratica religiosa come era inizialmente il cristianesimo, peraltro la pratica religiosa nata da una costola dell'ebraismo, eccetera, diventa, prima di essere, prima ovviamente viene molto ostracizzata, vengono martirizzati i suoi fedeli, eccetera, ma improvvisamente diventa la religione di Stato del più grande impero dell'antichità e forse il più grande impero che si riconosca, insomma fare classifiche è molto difficile, perché? Per le ragioni che ho provato a spiegare, perché doveva servire, come spesso capita, anzi direi sempre a tutte le ideologie, gli interessi inevitabili dell'impero, altrimenti una classe politica, una classe dirigente, oggi diremmo con un termine più economico, non sceglierebbe un'ideologia che fosse fine a se stessa, si limiterebbe in quel caso a, a predicarla o a praticarla nella sua intimità. Quando viene scelta eh, e diventa per l'appunto un'ideologia strumentale, lo si fa per ragioni legate a un interesse geopolitico che a volte sfugge nella sua formulazione esplicita agli stessi protagonisti, a volte no, ma che ci ricorda come il rapporto fra le ideologie e la storia non è soltanto un rapporto di pura seduzione, non è soltanto il potere delle idee, come viene raccontato. Queste idee diventano ideologia, cioè si fanno strumento quando perseguono degli interessi geopolitici. Il caso del cristianesimo è uno dei casi, da questo punto di vista, che possiamo definire antico, ma che ci ricorda l'utilizzo che si fa di queste idee. Facciamo un altro esempio e poi mi fermo per la prima volta. Citava all'inizio l'universalismo francese, che poi è il medesimo universalismo americano. Voi sapete, la rivoluzione francese e la rivoluzione americana avvengono a pochissimi anni di distanza. Se vogliamo fissare 1776 per quella americana, 1789 per quella francese, voi capite, siamo veramente ad un passaggio brevissimo. Sono due religioni che hanno in comune molto, moltissimo, della ragione per cui oggi, ancora oggi, i francesi e gli americani hanno un rapporto molto complesso. Si, si riconoscono come nazioni gemelle, ma come, come tali si scontrano, se ne dicono spesso di tutti i colori, gli americani hanno ancora un certo complesso di inferiorità verso i francesi, concedono loro di dire e fare cose che ad altri non concederebbero. I francesi si divertono ad avere un anti-americanismo. Più esplicito che in altri territori, ma allo stesso tempo i francesi sono molto invidiosi degli americani perché, per dirla, come disse un famoso pensatore d'Oltrealpe, in fondo gli americani sono francesi che ce l'hanno fatta. Che cosa hanno in comune? Perché scelgono l'universalismo nel medesimo periodo? Uh, è più semplice da spiegare in realtà la scelta francese della scelta americana perché sono simili ma diverse allo stesso tempo. Gli americani sono ovviamente progenie iniziale degli, immigranti, degli emigranti inglesi, soprattutto inglesi, ma anche con venature scozzesi, quindi gallesi e celtiche, che a partire diciamo, massicciamente dal Seicento attraversano l'Atlantico e vanno in Nord America, e fin qui ci siamo. Ma chi sono in particolare quelli del, di, quelli del XVII secolo? Sono gli sconfitti della rivoluzione civile, della guerra civile, della rivoluzione fallita o circolare inglese. Cioè sono coloro che hanno perso, che volevano rovesciare la monarchia e che invece hanno perso la battaglia, ma che sono anche sul piano religioso, evidentemente non sono più anglicani o forse non lo sono mai stati. Sono protestanti in senso calvinistico mh, più radicali. Sono di ogni tipo, quaccheri, anabattisti. Presbiteriani, ovviamente, nel caso degli scozzesi, che c'entra tutto questo? Lasciano l'Inghilterra soprattutto per fervore religioso perché credono di non poter più rimanere laddove sono perseguitati. Perché l'Inghilterra, ovviamente, con il ripristino di una monarchia non più cattolica, tende all'autocefalia, quindi ha una sua chiesa, vuol dire a una chiesa centrata su se stessa, come la chiesa anglicana, che come sapete ha la sua testa, il sovrano d'Inghilterra, anglicana vuol dire nient'altro che inglese, latino. È una chiesa soltanto dell'Inghilterra, sebbene poi si è diffusa attraverso il colonialismo nel mondo. Se ne vanno e vanno dall'altra parte dell'oceano. Improvvisamente però, dall'altra parte dell'oceano, questi signori invece di distillare un'ideologia che potesse essere soltanto locale, visto che come vedete vi ho raccontato questa ingarbugliata storia anche un po' tecnica, perché volevo darvi l'impressione di come i primi coloni britannici nel nuovo mondo fossero. Estremamente particolari, cioè non rappresentassero un canone, un modello universale per di niente, cioè avevano una storia peculiare, anche una religione peculiare. Eppure, arrivati da quelle parti, anzi, prima ancora in un sermone che un avvocato inglese che si chiamava John Winthrop tiene in una chiesa di Southampton, Southampton siamo nel sud dell'Inghilterra, Southampton, come dicono da quelle parti, introduce, recuperando un vecchio testo cristiano, il concetto di Siria upon a hell, come dicono oggi gli americani, cioè la città sulla collina. Per la prima volta questi coloni att che attraverso il mondo stabiliscono. Noi dobbiamo essere un modello per l'intera umanità, una città sulla collina che tutti possono osservare e dal momento che tutti possono osservare noi dobbiamo esserne esempio, dobbiamo esserne modello. Questa città sulla collina rimane fino ad oggi nella creazione del mito americano è utilizzata in moltissimi discorsi politici ancora oggi. Ed è un riferimento evidentemente biblico. Non è un riferimento non religioso o antireligioso o puramente laico, tantomeno ateo. È un riferimento religioso. Perché una mh, storia così particolare come quella dei coloni inglesi diventa improvvisamente universale? Perché sceglie di essere dall'altra parte dell'oceano? L'universalismo a cui faccio riferimento è quello dei diritti umani, cioè in maniera più o meno coeva, cioè nello stesso periodo, i, i creoli statunitensi, cioè quelli che diventeranno poi con l'indipendenza statunitensi, i creoli anglosassoni fino a quel momento, cioè coloro, i creoli sono coloro che nascono in una terra coloniale e i francesi successivamente si aggrappano al concetto di diritti umani, cioè parlano per tutti, questo significa, dicono gli esseri umani sono tutti uguali. Lasciamo stare che poi non, non, non attuavano quanto dicevano. Gli Stati Uniti sarebbero stati un paese con la schiavitù, così la Francia aveva diversi stati al suo interno che non erano esattamente sullo stesso livello, però nella finzione ideologica gli esseri umani si riconoscevano meno male, tutti uguali, però noi, noi americani noi francesi, possiamo parlare meglio di altri a nome di tutti e dire che cosa? Che i diritti, che, che tutti gli esseri umani scelgono, vorrebbero, eccetera, sono questi, proprio con tanto di lista, soprattutto in ambito francese, di quali sono i diritti dell'uomo, eccetera, eccetera. Perché i casi, come vedete, sono molto simili, l'ideologia è la stessa, è quella che poi anche noi abbiamo come ideologia oggi, ci crediamo soltanto noi in Occidente, eh? siamo convinti che siano universali soltanto noi in Occidente, siamo un po' miopi da questo punto di vista, sarebbe bello se fosse vero così ma fuori dall'occidente i diritti umani universali non li riconosce nessuno, ma noi questo facciamo finta di ignorare. Detto ciò, la scelta ideologica è la stessa, ma per ragioni diverse e questo ci può servire, cioè gli americani scelgono questa strada mantenendo una componente religiosa, una componente religiosa evidente che ancora oggi è presente negli Stati Uniti e dicono dal momento che siamo in un altro mondo e qui possiamo ricreare uno stato di natura, come si dice in filosofia, diverso rispetto a quello che abbiamo lasciato in Europa, quello che stiamo facendo può valere per tutta l'umanità. In realtà in questo fervore un po' religioso, un po' civile, c'è l'impressione immediata di questi soggetti che il futuro Stato americano, Stato degli Stati Uniti, si intende quello federale, debba parlare all'intera umanità, cioè deve diventare una grande potenza. Cioè loro hanno la volontà di essere immediatamente massimalisti e non potendo avere, non ce l'hanno, un'altra ideologia perché non sono cattolici, quindi non sono universali in senso etimologico, dal greco ovviamente cattoliche universale, non avendo più, e non lo vogliono, alla testa della Chiesa il sovrano inglese, possono trovare un altro universalismo in che cosa? Nel parlare a nome dell'intera umanità, che diventerà, e lo è ancora oggi, lo strumento. Imperiale degli Stati Uniti. Quella Francia è un po' diverso, chiudo, perché la Francia perde la monarchia, che ovviamente hanno perso lasciando l'Inghilterra ma senza alcuna nostalgia i coloni britannici. La Francia perde la monarchia, anche se Macron dice che non volevano uccidere in quel momento il re, ma di fatto lo ammazzano. Nasce la Repubblica Francese, poi a molte vicissitudini diventerà impero, poi tornerà Repubblica, eccetera. Nasce la, monarchia francese, pardon, la Repubblica Francese sulle ceneri della monarchia e non ha più quell'universalismo che aveva la monarchia francese, che si basava su che cosa? Sul fatto che, come capitava anche ad altre monarchie, a dire la verità, il monarca francese era il protettore della Chiesa Cattolica, cioè del Papa. Quindi era universalista per eccellenza, rappresentava l'umanità in quanto cattolico per eccellenza, ma senza il sovrano, la Francia, che in quel momento è il paese più sofisticato ed evoluto del pianeta, siamo alla fine del Settecento, e quindi ha ambizioni eccezionali. Quale ideologia si dà? Il paese più sofisticato del mondo, che dunque vuole immaginarsi il mondo, viste le capacità, dureranno poco, in realtà dureranno meno di un secolo, ma notevolissime in quel momento. Si inventa la questione dei diritti umani, si inventa nel senso proprio letterale, cioè la scrive, la elabora, perché questa dà un senso di universalità, laddove non c'è più la monarchia, non c'è più la religione di Stato, che infatti viene espunta. Questa è la caratteristica classica di queste che sono tutte e due le eh, rivoluzioni borghesi, tanto quella americana quanto quella francese, cioè fatte da una classe media emigrata, nel caso degli Stati Uniti, presente in Francia, e in entrambi i casi c'è la divisione stato chiesa Nel momento in cui si perde la Chiesa, perché è vero che gli Stati Uniti rimangono religiosi, ma non hanno una Chiesa nazionale, ci vuole un atto universalismo. Come vedete trovano lo stesso, sebbene per ragioni diverse, con la comunanza di essere entrambi, in entrambi i casi borghesi. Mi taccio, ma poi tornerò su questo raccontandovi la rivoluzione iraniana, che è molto simile, ma arriva a conclusioni ideologiche opposte. Grazie. Ok. Buongiorno a tutti. Eh, noi siamo partiti dal, da Roma e dal mito dell'impero romano e questo mito poi si ritrova eh, nel corso dei secoli, per esempio eh, anche attualmente nella Turchia di Erdogan che richiama il mito di Costantinopoli oppure ehm, anche a livello... Simbolico. Se pensiamo a Capitol Hill a Washington, ricordano moltissimo eh, strutture anche architettoniche eh, romane. O se pensiamo alla Russia, la stessa Russia, dove eh, a Mosca la Chiesa ortodossa viene considerata come una terza Roma. Quindi, perché le potenze che in maniera più o meno velletaria ambiscono a essere imperi sentono la necessità di creare un, un legame ideale e anche ideologico con l'impero romano e con Roma? Aspetta, scusa Rebecca, perché l'ultima parte io ho difficoltà a sentirvi, devo dirvi la verità. Cioè ho sentito soltanto la parte iniziale, poi eh, non ho... Okay. se poi soltanto l'ultima parte, ho capito quando hai detto, siamo sì. partiti dall'impero romano. Perché? Perché sento un eco molto forte, scusatemi. Ok, uh, vai. Ho citato uh, la Turchia e gli Stati Uniti e Mosca come terza Roma, perché... Per le potenze che ambiscono in maniera più o meno velletaria okay. ad essere imperi, il legame con ideologico ideale con Roma, con il mito di Roma e con l'impero romano è così importante da rivendicare ok, grazie, grazie Rebecca. Adesso è chiaro, anche se devo dire, mh, beh, questo immagino vi interessi poco e dormirete lo stesso, però c'è un, un eco uh, molto forte. Ok, bella domanda, si direbbe in questi casi, di solito si dice così, eh, però lo è, lo è sul serio. Uh, questo caso c'è, ed è anche questa un'ideologia che Rebecca ha colto giustamente, cioè quella della traslazio imperi, quindi del trasferimento della potestà imperiale, cioè dire l'impero massimo sono io. Nel momento stesso in cui lo si dice in un'altra epoca storica, Elia Morelli sarà d'accordo con me, poi altrimenti lo ascolteremo, quando si dice in un'altra epoca storica lo si fa richiamandosi a Roma, almeno dalle parti che lambiscono l'Occidente, ovviamente non nell'estremo oriente, non interessa a nessuno. Ma in tutti i grandi imperi, anche non occidentali, che si sono però, come dire, eh, avvicinati all'Occidente, hanno sempre avuto Roma come suo momento principale, cioè come volontà di manifestarsi in quanto eredi dell'impero romano. La Seconda Roma, peraltro, è una seconda Roma inventata dagli stessi Romani, la prima città Costantinopoli, di quella parliamo di Costantinopoli, ovviamente che poi diventerà la capitale dell'impero romano d'Oriente, poi di quello, di quello bizantino, ancora Costantinopoli, fino alla presa nel 1453 da parte dei turchi, e lì i turchi si reinventeranno anche loro come eh, successori dell'impero romano in questo senso. Poi la terza Roma, qui si faceva riferimento è quella di Mosca, quindi quella russa, quando anche quando gli zar eh, vedono la fine dell'impero bizantino, proprio per mano dei turchi e dal momento che i turchi non erano certamente cristiani, mentre erano ortodossi, quindi esattamente cristiani come lo erano i bizantini, quindi cristiani orientali, si diceva un tempo, i russi si prendono, si intestano la stessa storia dicendo non possono essere certi i turchi discendenti di Roma che hanno anzi depredato e distrutto ciò che rimaneva dell'impero romano, siamo noi in quanto russi, in quanto ortodossi e siamo la terza Roma. Qualcuno sostiene che Washington sia la quarta Roma, quindi che gli Stati Uniti abbiano preso, certamente c'è nell'iconografia statunitense, si usa poco, ma ci sono pubblicazioni che usano la quarta Roma anche negli Stati Uniti, ma ci sono chiaramente richiami iconografici a questa traslazione impero, non so, chiedo agli studenti se hanno mai visto un'immagine, prima Rebecca diceva, Heo, che è il Campidoglio, cioè la sede del Parlamento, non solo, ma è la sede del Parlamento, soprattutto degli Stati Uniti, che si chiama Congresso. Se voi vedete la Camera dei Rappresentanti, che è più o meno il corrispettivo della nostra Camera dei Deputati, dietro allo scranno de de dello speaker che oggi è una donna, Nancy Pelosi, cioè dietro, dietro la sedia, per intenderci, del presidente della Camera, ci sono i fascillitori, che evidentemente non sono un richiamo al fascismo, al fascismo, grazie a Dio, ma sono un richiamo proprio all'impero romano, quindi ad una, che è la stessa ragione per cui poi l'aveva adottato anche il fascismo, ma questa è un'altra storia. Eh, perché il richiamo all'impero è fortissimo evidentemente anche da quelle parti, questo è facilmente intuibile, per cui per rispondere a Rebecca e farla breve, si utilizza perché questo serve a legittimarsi, è una ideologia pura anche questa, serve a dire da parte degli imperi che la prendono, noi non siamo un impero di, par, di, di Parvenu, non siamo degli sprovveduti e soprattutto non siamo qui per durare poco, tanto è vero che prendiamo i galloni dell'impero più importante che si conosca non solo in Occidente e questo dimostra che se, se noi siamo eredi di quell'impero avremo lunga vita e dovete rispettarci oltre che riconoscerci il prestigio che meritiamo. Sì, ecco, l'universalismo informa di fatto la traiettoria degli Stati Uniti d'America e questo si vede fin dalla dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776 quando... I padri fondatori degli Stati Uniti d'America, in particolar modo il primo firmatario Hancock, ma soprattutto chi ha scritto la Dichiarazione di indipendenza, ovvero Thomas Jefferson, scrisse che tutti gli uomini sono creati uguali e dotati di certi inalienabili diritti, quali il diritto alla vita, alla libertà, al perseguimento e alla felicità. Quindi, universalismo per eccellenza che informa la missione ecumenica di cui si fanno portatori gli Stati Uniti d'America. Ed è proprio la missione la capacità anche mitopoietica di una nazione che permette alla nazione di narrarsi come grande potenza. Ed è forse proprio nella missione che si ha una differenza sostanziale tra gli Stati Uniti d'America da una parte e i principali rival rivali attualmente degli Stati Uniti gona internazionale, ovvero Russia e Cina, che sembrano avere delle missioni che non sono propriamente universaliste ed ecumeniche. Ci potresti parlare di questo, Dario? Sì. Beh, questo è un passaggio fondamentale, sempre, dopo sempre questo ritorno, ma eh, chiedo di aver inteso bene. Cioè, eh, se ho ben capito, se no tu correggi, Melia, perché eh, appunto, faccio un po' fatica, però eh, perché alcuni imperi non hanno una missione universalistica ed altri sì, se posso sintetizzare, o ho capito male io? Giusta. Ok. Beh, questa, anche questo passaggio è decisivo. Perché decisivo? Perché eh, non tutti gli imperi, per dire un'ovvietà, sono universalistici. Alcuni imperi addirittura non hanno neppure una missione, cioè oddio. Questo non è vero. Ce l'hanno, ma non è così chiara, non è una missione così distinta. Eh, Lia citava l'impero cinese. Beh, l'impero cinese non ha mai avuto una missione universalistica, non ce l'ha neppure oggi, forse non ce l'ha nemmeno una missione panregionale, c'è cioè una missione panasiatica. Eh, questo succede di solito. In due, in due casi, ecco l'ego a cui faccio riferimento, ogni tanto ritorna di suo, eh, succede in due casi essenzialmente quando o non si hanno le ambizioni, cioè quando ci sono imperi che pensano soltanto a sopravvivere, quindi non, non, non riescono ad immaginarsi oltre, non riescono a dirci noi rappresentiamo le cumene, rappresentiamo l'umanità. Ci cioè sono molti casi nel, nella storia che so, l'impero persiano ha avuto una sua fase universalistica, senza dubbio, che è quella legata soprattutto allo zorastrismo, quindi siamo nell'antichità essenzialmente, ma quando poi vengono convertiti dagli arabi all'Islam, con la forza, eh, riescono soltanto a tradurre quella conversione in una ideologia che è lo sciismo, voi sapete, immagino. Che gli iraniani sono soprattutto di confessione musulmani ma di confessione sciita. Questo serve loro perché per distanziarsi, gli iraniani scelgono lo sciismo, cioè, dopo essere stati convertiti con la forza dagli arabi, non si accontentano quando possono di avere soltanto una religione musulmana di per sé, ma la, ne vogliono una loro versione perché vogliono essere distinti nella loro storia persiana. Sono sempre stati un grande impero che, peraltro, con i semiti, perché gli arabi sono popolazione semita, discendenti di altre popolazioni semitiche, i persiani che invece sono indoeuropei, non hanno mai avuto un grande rapporto, tutt'altro, in quel momento vengono accomunati dalla religione come lo sono oggi, ma sono veramente popolazioni molto diverse, molto distinte fra di loro, gli iraniani hanno più in comune con noi che con i semiti, perché poi parlano una lingua indoeuropea come il farsi, cioè il persiano, quindi vogliono che sì, va bene la religione musulmana, ma ne vogliono una loro. E quindi adottano lo scismo, che però segnala, per rispondere a Delia, non una funzione universale, non è che lo scismo tu lo puoi diffondere in quanto tale, è la dichiarazione di un impero che non punta più, siamo, per intenderci, parliamo dell'era moderna, eh, che non punta più ad immaginarsi grande da poter coprire anche solo come idea il mondo, ma pensa soprattutto a distinguersi, a sopravvivere nel grande Medio Oriente. Alla, a quel punto quella che sarebbe diventata l'egemonia culturale araba anche nei suoi confronti. Quindi per necessità come queste a volte non si può avere, anche se poi tra poco ci arriveremo, perché eh, poi si reinventa una, una uh, ideologia universalistica, quello che sarà poi l'Iran, ma in alcune fasi della storia un impero non, non, non ha la forza per immaginarla oppure non ce l'ha proprio in testa, che, che so, per esempio per razzismo ancestrale. Esistono popolazioni che si sentono profondamente distinte dalle altre e sono anche molto razziste, cioè dicono: Io sono proprio diverso dagli altri, non mi cimischio, e anche quando divento impero li sottometto e basta con la forza in noi. Ma non è che mi invento un'ideologia che riguardi tutta l'umanità. Un caso classico è quello giapponese: il Giappone ha una sua religione, che è lo shintoismo, oltre ad essere anche buddista, ma quella è una religione di importazione lo shintoismo, cioè la religione civica giapponese, è una religione tutta centrata sul Giappone, per cui i numi tutelari, cioè le divinità che proteggono il Giappone, hanno creato soltanto l'arcipelago giapponese, secondo la cosmogonia shintoista. Cioè a differenza del cristianesimo, ad esempio, tutte le religioni universalistiche in cui la divinità il divino ha creato l'intero globo o comunque l'intera terra, in, 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 le divinità, perché è una religione politeistica lo shintoismo, che si chiamano kami, le Divinità, ma soprattutto prima dei kami, i numi tutelari, hanno creato soltanto l'arcipelago giapponese, cioè del resto del mondo se ne sono infischiati totalmente. Questo ti dà già l'idea di un paese, il Giappone, che non ha un'ideologia universalistica, ma casomai il contrario. E quando, nella seconda guerra mondiale, un po' prima pure, si fa potenza, superpotenza coloniale in Asia, inventa un'ideologia che è un'ideologia anticoloniale, che a noi può sembrarci un, contro, un controsenso, e lo era. Cioè, il Giappone se si sostituiva quando occupava i paesi dell'Asia ai coloni europei che avevano precedentemente colonizzato queste terre e si presentava come liberatore un liberatore panasiatico cioè che era nel nome dell'intera Asia questo è stato il massimo che il giappone ha potuto realizzare come ideologia che come notava Elia in alcuni casi non è universalistica non riguarda l'universalismo tutti gli imperi le ragioni sono appunto o una eccessiva debolezza un eccessivo razzismo nei confronti degli altri, per cui proprio non spinge questo ad immaginarsi come identici e quindi universali. Un po' vale anche per la Cina, che la Cina universalistica non è mai stata, anzi, oggi forse manca anche di una vera e propria ideologia eh, che vada oltre se stessa. Allora, se volete, visto che sono le 10:47, chiedo a Maria, io posso fare questo mio breve intervento finale di 5-6 minuti, e poi lo spazio che ci sono a ad un altro paio di interventi, sei d'accordo? Oppure volevi procedere diversamente? Sì, sì, a meno che non ci siano delle domande. A ancora, meglio, sala, ancora meglio, Se, se qualcuno osa e è riuscito a elaborare anche quello che è stato detto e finora e, a, e quindi a strutturare una domanda, ben volentieri. Altrimenti continuiamo ancora questi 5-6 minuti poi se, se Rebecca e Deli hanno ancora una domanda da porre possiamo poi concludere con quella. Allora sì. sì, 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 no, vai, vai avanti. Allora, certo. Ok, eh, vale, io volevo soltanto concentrarmi così velocemente un po' perché l'ho preannunciato al caso dell'Iran, dell'Iran contemporaneo, e poi visto che l'ho detto all'inizio, chiudere con la questione del comunismo che avevo introdotto proprio in quella mia eh, breve premessa. Dicevo l'Iran nel 79, quindi 1979, qualche anno fa, non certo secoli, capisco che per voi sia un tempo lontanissimo, insomma prima discutevamo del cristianesimo nel 313 d.C., qui siamo molto più vicini ai nostri tempi, l'Iran compie una rivoluzione. L'Iran è l'erede della Persia. La Persia ha attraversato moltissime declinazioni statuali, imperiali, dai medi agli Achemenidi. Poi ha proseguito, ha avuto i Kajar, diverse dinastie che sono state anche turcofone, poi è arrivata fino ai Palavi. Adesso non, non vi annoio troppo, però si ritrova a metà del Novecento con una monarchia, quella appunto della, della dinastia Palavi, con lo Shah che è il capo di tutti i capi, cioè il re. Improvvisamente nel 79, la piazza, soprattutto di Teheran, compie la rivoluzione guidata da un ayatollah, cioè da un capo religioso che vive all'epoca in esilio a Parigi. Ayatollah come Ini, crea una rivoluzione che conduce al rovesciamento della monarchia. Che tipo di rivoluzione? È, è una rivoluzione identica nella sua conformazione sociale a quella francese e a quella americana. Cioè, compiere quella rivoluzione sono i borghesi, sono gli studenti borghesi, in particolare più la borghesia delle grandi città, che rovesciano la monarchia un po'. Chiedendo, vedete, con, con qualche secolo di, di ritardo, quello che chiedeva anche la borghesia francese alla fine del Settecento, ma qui cambia qualcosa. Cioè il risultato della rivoluzione iraniana, quella che si chiama la rivoluzione islamica, non a caso, è un risultato per noi incomprensibile e inaspettato. Se, come è vero, tanto in Francia quanto eh, negli Stati Uniti, le rivoluzioni borghese hanno condotto ad una separazione, come dicevamo, tra Stato e Chiesa, cioè tra lo Stato e la religione. Nel caso specifico, no. Nel caso specifico, la rivoluzione borghese conduce ad una teocrazia, cioè ad una uh, forma di governo in cui la religione è di Stato ed è strumento dello Stato, che è l'attuale Repubblica Islamica di Iran, dove la religione musulmana sciita è al centro della vita politica, è al centro della vita sociale gli ayatollah, cioè il capo religioso anche alla testa dello Stato. Per noi dunque è qualcosa di incomprensibile, perché quelle religioni hanno avuto nel nostro caso occidentale, francese e americano, l'esito esattamente opposto. Perché non è avvenuto in Iran in quel momento? Perché gli iraniani non sono riusciti a trovare, non hanno voluto, fate voi, un'ideologia universalistica che fosse civile. Che fosse laica, cioè che non fosse religiosa, per dire in maniera più semplice, dal momento che in realtà la loro narrazione universalistica è una narrazione universalistica limitata, e questa è la realtà. Nel momento in cui fanno la rivoluzione borghese, a differenza dei francesi e americani, non immaginano un'ideologia per conquistare l'intero mondo, conquistare si intende con la loro influenza, ma per rimanere più o meno egemoni nella loro regione d'appartenenza, cioè il grande Medio Oriente. E allora, per perseguire, per dire, rincorrere questo obiettivo, tutto ciò che serve loro è una, una, pardon, una ideologia, uno strumento quindi legato alle idee che fosse di stampo religioso. Dal momento che loro sono persiani, come dicevamo, cioè non sono arabi, nemmeno turchi, cioè, quindi non hanno granché in comune con le popolazioni che vivono al loro fianco, ma che vogliono avvicinare, che vogliono assoggettare. L'unico strumento che hanno, perché l'impero, come vedete, questo non l'abbiamo detto, è implicito, ma non si impone mai soltanto con la violenza, deve poi sedurre coloro che sono sottoposti alla sua volontà. E il migliore strumento in possesso, in questo caso, dei persiani, è la, è la religione, dal momento che non possono certamente usare uno schema di tipo etnico perché non sono arabi, non sono turchi, dal momento che sono anche sciiti, mentre gli altri popoli che ho citato sono in larga parte sunniti, cioè musulmani sunniti, loro non possono puntare sullo sciismo, puntano su quello che si chiama, una parolona, il panislamismo, cioè pan ovviamente è il tutto in greco antico, siamo tutti musulmani, uniamoci per questo motivo, quindi il panislamismo è una forma di ideologia semi-universalistica prodotta da una rivoluzione borghese come quella iraniana del 79, che rovescia l'esito per come lo conosciamo noi, ultimissimo sul comunismo. Il tempo, non ne abbiamo moltissimo, quindi sarò, mi scuso, evidentemente troppo veloce, ma dicevo, le, le idee non è che si impongono soltanto perché sono affascinanti o perché hanno un carattere che convince. Uh, quando nella rivoluzione d'ottobre, cioè la rivoluzione che conduce alla nascita dell'Unione Sovietica nel 1917, gli intellettuali sovietici, quelli che sarebbero russi e poi sarebbero diventati sovietici, abbracciano il comunismo. Lo fanno in una società che è fortemente antioccidentale. E il comunismo è un'ideologia profondamente occidentale, distillata da un, inizialmente da un filosofo tedesco, ma un tedesco peraltro molto occidentale, Treviri, che è la città di Karl Marx, una città che si trova quasi in Francia, per, per, per esagerare. Stiamo nella, nella, nella regione oggi del, dell'Anta, del Rena, della Renania Palatinato, quindi siamo ad un passo dal Reno per capirci, che se non esattamente. E perché dei russi prendono una ideologia che è occidentale, loro sono anti-occidentali, e che è legata alla classe industriale. In un paese in cui la Russia d'inizio del Novecento non esisteva nessuna classe industriale perché non esistevano le industrie. Quindi non può essere stata la forza delle idee e basta a determinare la vittoria del comunismo come ideologia ad essere adottata. Il problema dell'impero zarista, che è quello contro cui si battono i rivoluzionari, cioè l'impero russo che precede l'Unione Sovietica, questo problema era che la popolazione era molto eterogenea, cioè troppo diversa al suo interno, e le diversità non erano soltanto etniche, come non lo sono soltanto oggi in Russia, erano anche religiose. A fronte di una grande maggioranza ortodossa, russo-ortodossa, c'erano grandi minoranze musulmane, non solo animiste, buddiste, eccetera. Uh, e via. Perché questo? Questo si era visto durante la Prima Guerra Mondiale. Quando? Si era sfaldato di fatto l'impero zarista proprio perché dilaniato al suo interno da queste enormi differenze. L'adozione del comunismo in quel caso viene, viene ragionata in questo modo sul piano geopolitico, per questo si impone quell'ideologia in un contesto in cui non c'entrava nulla, perché i rivoluzionari fanno questo ragionamento. L'unico modo per tenere insieme l'impero negli anni futuri è annullare la religione. Il comunismo ovviamente annunciava l'ateismo e se noi uccidiamo la divinità se non c'è più una divinità che è diversa per tutti i popoli che esistono al nostro interno, togliamo, questo immaginarono, le differenze più grandi che ci sono e che rendono complicato tenere insieme un impero così grande. Quindi, come vedete, anche se per molti decenni è stata scambiata questa come una scelta ideologica, puramente tale, cioè ideologica nel senso letterale, cioè di innamoramento delle idee, in realtà aveva un suo valore inevitabile. Quando si tratta di potenza, un valore strumentale che serviva a tenere insieme un impero così grande e composito. Quindi mi auguro di essere stato nei tempi, perdonate la velocità. però avevo promesso anche questo passaggio e, e l'ho fatto. Eccomi qua. bene allora se non ci sono domande dal pubblico ringraziamo Dario Fabri speriamo di averti allora di nuovo qua grazie a voi arrivederci a tutti ah c'era una domanda no no al oh signora! no gliela mandiamo no no la sentiamo perché a questo punto abbiamo detto che c'era una domanda è scomparso già subito gliela scriviamo ci facciamo mandare la risposta. C'è sempre questa domanda? Si è smaterializzata la domanda. Mettere ecco. allora. il Facciamo così. Eh, sì. eh, io non avevo capito in che senso la Cina non è universalistica se si sta comprando mezzo mondo. Mm -hmm. Allora... I poveri, dato che Dario Fabri se n'è andato, facciamo che ri... raccogliamo queste domande e poi magari gliele mandiamo, perché... a meno che non vogliate rispondere voi. No, non ho capito. Ah, ma perché tendenzialmente mh, le categorie geopolitiche... Non hanno nulla a che fare con categorie economiche o economicistiche. Quindi il fatto che stia comprando il mondo non, significa, non le dà un potere ideologico da eh, irradiare nel mondo. Le due cose non sono, non sono strettamente collegate, non c'è una corrispondenza bionivoca. Tant'è che nonostante la Cina si stia comprando il mondo, vedi come nella mediazione che ha tentato di fare del conflitto ucraino, poi si sia risolto in un nulla di fatto perché non ha la postura. Ancora matura per poter assurgere a quel ruolo, Ma non so se Lea vuol dire C'era ancora una seconda domanda? Perché allora se riesce possiamo rivolgerle a loro. C'era un'altra domanda prima, qualcuno mi ha chiesto di, di intervenire? Ecco. Magari è un po' artificioso come collegamento, però pensavo, dato che la rivoluzione iraniana parte come rivoluzione borghese e poi arriva un esito religioso, tra virgolette, anche spostandoci in Italia, il fascismo che è vero parte come rivoluzione, o almeno, inizialmente si parla di rivoluzione fascista, cioè anti-borghese, però anche lì poi si arriva ai patti lateranensi, quindi a un patteggiamento religioso. C'è quindi una sorta di analogia come esito anche... No, sì... No, senz'altro ecco, il, il fascismo ha cercato di ergersi come una ideologia il più possibile ecco, universalista, non riuscendo però in questo, perché di fatto ha cercato di unire attraverso i patti sì, l'ecumenismo cattolico, ma allo stesso tempo il fascismo era anche fortemente impregnato di un'ideologia fortemente razzista e nazionalista che quindi non permetteva al fascismo ma anche al nazismo di ergersi come una missione universalistica al pari, che ne so, di quella che hanno gli Stati Uniti d'America che hanno sempre combattuto fin dalla loro nascita a metà Settecento, 1776 1783 in poi come un'ideologia universalista impegnata invece sul, sull'esportare la democrazia la libertà, la difesa dell'umanità, cosa che invece non è propria di Stati con un'ideologia invece impegnata sull'esaltazione del nazionalismo etnico e quindi proprio per questo motivo non universalista. Grazie. Bene, grazie. Allora adesso abbiamo una ventina di minuti di intervallo. Um, e poi ci ritroviamo con lo spettacolo di Marco Paolini, grazie. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi e benvenuti anche eh, a tutti quelli che ci stanno seguendo a distanza. Mi fa molto piacere che questa finale interregionale di debate si possa tenere qui a Palazzo Ducale e ci sembrava una cornice perfetta eh, la rassegna, la, la storia in piazza, anche visto il topic che è stato scelto per quest'anno. Dedicato alla cancel culture che ha così tanta eh, diciamo attualità in questo momento di cui si sta parlando molto. Io sono molto grata alla professoressa Ferrero e al professor Barberis per eh, appunto aver seguito questa, questa manifestazione. Mi congratulo con i ragazzi che hanno Partecipate alle selezioni e che sono qui e che si contenderanno il titolo. Quindi, benvenuto agli studenti del Liceo Classico Colombo e all'Istituto Baruffi di Ceva e Ormia. Io ringrazio anche i giudici, i giudici che vengono dalla Lombardia, quindi fuori della, della contesa tra la Liguria e il Piemonte che si, di, che si dis, disputa in, questo, in, questa, in questa finale. E lascio direttamente la parola alla professoressa Ferrero per un, per un saluto. Quindi buona competizione a tutti comunque. In bocca al lupo. Grazie. Grazie alla dottoressa Fontana perché tutte le volte davvero la possibilità di organizzare e di dibattere in, questo, in questa location. Eh, toglie il fiato e sicuramente crea un, una dose di, di, insomma, di, di pathos in più eh, nei nostri debaters che sono orgogliosi di eh, disputare no? Questo, questa finalissima in un contesto così affascinante, così bello. Eh, innanzitutto io credo di dover ringraziare di cuore e Vorrei per loro un applauso. I giudici, la terna dei giudici, non giudici a caso, ma il professor Gino Greco, che è responsabile della giuria delle Olimpiadi nazionali, la professoressa Diana Collu, che rispetto alla sua eh, insomma, storia nel debate sappiamo essere una colonna, unitamente alla professoressa Unarnet, che insomma. Eh, hanno acconsentito ha ad essere tra noi e a essere quindi parte attiva in questo dibattito che ci aspettiamo avvincente e affascinante. Eh, io non rubo, giustamente il collega Barberis ha, ha detto prima: sono i ragazzi che devono parlare e quindi lascio la parola al collega per un saluto a, a, tutta, a tutta la platea e in particolare ai suoi studenti. Prego. No, va bene, grazie a tutti. Io mi unisco ai ringraziamenti e. Uh, verso i giudici, verso chi ci ospita. No, poi mi, mi ringrazio i ragazzi che sono qua, gli insegnanti che hanno lavorato con loro. Uh, sono grato per, perché hanno potuto lavorare insieme e rendersi conto del fatto che con un po' di impegno si riescono a raggiungere anche risultati di una certa soddisfazione. Altro non dico, attendo anch'io il, il debate, mi siedo lì e ascolto molto volentieri. Grazie. Ha messo la mascherina perché per problemi di sanificazione, ovviamente, abbiamo sanificato il microfono. Lo cedo al giudice arbitro, il professor Gino Greco, per l'estrazione della posizione. Allora, intanto grazie a tutti, grazie all'organizzazione che ha invitato anche noi. Come vedete il debate unisce, unisce la, la, la regione Liguria alla regione Piemonte e i giudici della regione Lombardia. Eh, sicuramente sarà un grande successo e poi vi voglio ricordare che finalmente dopo due anni, anche forse due anni e mezzo, riusciamo a tenere il primo dibattito dal vivo. La, il debate, come sapete tutti, in questi due anni di pandemia è, vi, è sopravvissuto attraverso i collegamenti e i link online, ma oggi finalmente festeggiamo il ritorno al debate in presenza. E questo credo che segna un, come dire, un momento importante anche nella storia del debate, un ritorno alla normalità. Allora, non la faccio lunga, invito le due squadre, o quantomeno un rappresentante delle due squadre, in modo tale che... Effettuiamo il sorteggio per l'assegnazione eh, di quale squadra dibatterà dalla posizione pro e chi batterà, dibatterà dalla posizione contro. Grazie. Allora. Ragazzi, chi vuole testare diciamo, testa questo? Ok, perfetto, un attimo solo, ragazzi perché con i nomi qua non mi ricordo, dal sorteggio è uscito che la squadra pro è il, il liceo Colombi. No. Baruffi, chiedo scusa, chiedo scusa. Ok, e invece la, la squadra contro è il liceo Colombi. Perfetto, scusate, un attimo, ma regna anche l'emozione per i giudici. Ok? Allora ragazzi, se vi avvicinate prendete le, vo le vostre posizioni. Grazie. Grazie Gino. Mentre, mentre le squadre prendono posizione e, ri e riordinano le idee, abbiamo preparato un, un brevissimo filmato eh, che incornicia un pochino questa giornata e quindi chiedo alla regia di, di procedere con, eh, con l'avvio del filmato. Grazie.

Play that sex. get <laughs> oh. <laughs> oh. oh. Fancy cars, old bass guitars. Fellas in suits smoking on cigars. The little boys making all that noise. But you ain't gonna steal the show. No fancy cards no basic cards, but nothing's fucking off the gods. Just play that song I know, take a deep breath and blow. Le squadre possono prendere posizione e non mi resta che augurarvi buon dibattito, io in questo momento sono felicissima, mi siedo in poltrona da spettatrice e quindi buon dibattito a tutti. Wat is sy naam? Prova. Mi sentite? Ok, perfetto. Chiudete gli occhi e pensate. Quanti di voi conoscono il vero significato di cancel culture? Buongiorno a tutti, il mio nome è Greta Piacenza e sono la prima speaker della squadra PRO riguardo alla mozione di cui dibatteremo oggi, che è Questa assemblea sostiene che la cancel culture sia positiva per la società. Prima di andare ad elencare quella che è la nostra team line e i nostri tre main point, ci terrei a fornire un paio di definizioni importanti per lo svolgimento del dibattito. Innanzitutto quella di cancel culture. Secondo il dizionario Treccani, eh, questo termine innanzitutto è stato coniato eh, in tempi moderni e ha un'origine popolare. Eh, e si tratta di un atteggiamento di colpevolizzazione, di solito espresso tramite i social media, nei confronti di personaggi pubblici o aziende che avrebbero detto o fatto qualcosa di offensivo o politicamente scorretto, ai quali vengono pertanto tolti sostegno e gradimento. Ebbene, noi vogliamo andare a sottolineare particolarmente come non si vada a cancellare l'evento storico, il personaggio o l'opera con l'atto della cancel culture, bensì si vada a cancellare la percezione distorta che negli anni è stata costruita e ha portato a un fraintendimento degli eventi. La seconda definizione che ci terrei a fornire è quella di società. La società è un insieme di individui in cui si instaurano forme di cooperazione, collaborazione e divisione dei compiti, che assicurano la sopravvivenza e la riproduzione dell'insieme stesso e dei suoi membri. Ebbene, la nostra casata sostiene che la cancel culture sia positiva per la società eh, in quanto permette di sviluppare un pensiero critico, consapevole e attento. Infatti si tratta di un'azione che parte proprio dalla società stessa e ha un valore sul presente, non per cambiare il passato ma per migliorare il futuro. Aiuta ad approcciarsi alla storia e alla vita di tutti i giorni da un punto di vista neutro, senza edulcorazioni. Come appena enunciato nella nostra timeline, secondo la nostra squadra la cancel culture è uno strumento per sviluppare lo spirito critico, che parte dalla stessa società e non da movimenti politici, quindi non è un qualcosa di imposto dall'alto. Noi riteniamo fondamentale che, eh, riteniamo che la cancel culture sia fondamentale, soprattutto quando va a, a fermare degli eventi che veicolano messaggi eh, razzisti, sessisti o comunque a sfavore di una popolazione emarginata. È inoltre fondamentale quando un fatto storico viene edulcorato eh, da un'ottica positiva o negativa che ne distorce la percezione e inoltre quando un'informazione contiene affermazioni false o violente che possono condizionare le azioni o i pensieri della comunità. Vi andrei ora a enunciare quelli che sono i tre main point che sosterremo durante lo svolgimento di questo dibattito. Il primo, che vorrà, verrà eh, portato da me in questo intervento, è quello che verterà sulla vera idea di cancel culture, quindi il vero significato del termine. Il secondo, invece, verrà trattato dal nostro secondo speaker, ed è la cancel culture dal, dal punto di vista moderno. Quindi, eh, tutto ciò che significa eh, che comprende il mondo dei social e diciamo il mondo in cui viviamo adesso, tutti i giorni. E infine, come ultimo main point, eh, sempre portato dal nostro secondo speaker, eh, trovavamo fosse molto importante portarvi invece la canzone il culture dal punto di vista storico. Passando ora a parlare del nostro um, primo punto, ossia la vera idea di cancel culture, ci terrei a sottolineare come molte persone fraintendono questo termine. Infatti, viene spesso um, pensa pensato alla cancel culture come un atto di censura. Ebbene, eh, noi abbiamo delle tesi per supportare il fatto che eh, questa, eh, venga data questa accezione al termine. Infatti, abbiamo svolto un sondaggio all'interno del nostro istituto, dove ben il 67,4% degli intervistati intendono la cancel culture come un'azione di censura imposta da uno Stato, un movimento politico o dalla comunità nei confronti di un personaggio. Ebbene, nella definizione che vi abbiamo fornito di eh, cancel culture, che è il vero significato del termine invece, è sottolineato come si tratti invece di un atteggiamento di colpevolizzazione che quindi non mira a censurare e a togliere la libertà di espressione a nessuno. Eh, Citerei una frase di Clyde McGrady, per esempio, che ha um, trovata nel Washington Post, dove paragona la cancel culture non uh, a chiedere, um, chiedere all'emittente di cancellare un programma, ma, ma bensì come cambiare il programma. Um, inoltre, uh, la il quello che è il vero significato di cancel culture è invece la colpevolizzazione, come appunto detto dalla. Um, Uh, definizione. Infatti si tratta di un atteggiamento di colpevolizzazione nei confronti dei fenomeni e dei, per, e dei personaggi del passato considerati off offensivi e discriminatori. Quindi manifestati attraverso comportamenti, insegnamenti e rappresentazioni, come possono essere testi, statue, monumenti, di solito uh, espresso ultimamente tramite social media o comunque con azioni specifiche. Eh, vogliamo sottolineare come la Cancer Calcio abbia uno scopo contrario rispetto a quello della censura. Infatti, il suo scopo è quello di riaprire i dibattiti su eventi considerati passati, quello di riportare alla luce casi storici o problemi sociali considerati chiusi. Quindi eh, ritenete che il vandalismo possa in qualche modo eh, incoraggiare il dibattito pubblico? Cioè, la via del vandalismo è l'unica via per incoraggiare le persone a parlare di un tema? Assolutamente no, ma parlando di cancel culture non si parla di vandalismo, si parla di un confronto civile dove le persone possono eh, togliere il proprio appoggio a una persona, a un'azienda o a un ente che ha chiaramente svolto un'azione sbagliata. Andando avanti, Um, vogliamo sottolineare proprio come la canzone e il calcio non sia uh, privazione della propria libertà di pensiero, diventa uno strumento per comprendere liberamente la cultura. Gli eventi infatti devono essere spogliati delle, delle connotazioni positive e negative in modo tale da essere presentati come fatti e da permettere a chi si informa di costruirsi una propria opinione personale senza condizionamenti, che porterebbero poi a schieramenti, che porterebbero poi a loro volta a dei... Uh, diciamo dei disguidi tra eh, pensieri differenti. Inoltre eh, la cancel culture diventa anche un mezzo per eh, evidenziare atteggiamenti sbagliati che compiuti da persone importanti sarebbero magari passate inosservate e quindi porta anche l'utente e le persone stesse che eh, compiono queste azioni immorali a riflettere su ciò che hanno fatto. Questo perché? Perché ricevendo eh, Uh, questo, diciamo, perdendo l'appoggio da parte della società riuscirebbero a comprendere che hanno fatto qualcosa di sbagliato e che quindi non è qualcosa da rifare. Per questo ci terrei a ripetere quella che è la nostra team line. Noi siamo fermamente convinti che la cancel calcio sia positiva per la società perché permette di sviluppare un pensiero critico, consapevole e attento. Si tratta di un'azione che parte proprio dalla società stessa e ha un valore sul presente, in modo tale da diffondere consapevolezza e da diffondere anche um, uh, scambio di pensiero e opinione. Con questo vi ringrazio per l'ascolto e concludo qui il mio intervento. Sì, sì. Buongiorno a tutti, sono Costanza Butera e sono la prima speaker della Casa contro la mozione, ossia questa assemblea ritiene che la cosiddetta cancel culture sia positiva per la società. Prima di tutto, prima di iniziare il mio discorso e quello dei miei compagni che andranno a, a spiegare e a motivare le ragioni per cui ci troviamo ad essere oggi contro questa mozione, Vorrei andare subito a confutare quanto è stato appena detto dalla prima speaker della Casa Pro, ehm, ribadendo il fatto che ehm, questo concetto, come viene espresso dalla Casa Pro di eh, cancel culture come eh, rivisitazione del, del passato e eh, comprensione di questo. Eh, in un eh, mondo utopistico dove l'uomo è un essere perfetto e che quindi non commette questi errori sia eh, effettivamente eh, possibile da attuare, ma non nella realtà, proprio perché nella realtà, come in eh, qualsiasi caso purtroppo, ehm, si tende a esagerare ogni cosa e quindi a portare questo concetto come una vera e propria censura. Eh, Terminato questo periodo di confutazione inizierei um, il mio discorso dando le definizioni di due termini che secondo la nostra casa sono necessari per capire appieno la mozione, ossia eh, la definizione di castle cancer secondo il dizionario della Treccani, che ehm, viene indicata come un un atteggiamento di colpevolizzazione di solito eh, espresso tramite i social media nei confronti di personaggi pubblici o aziende che avrebbero detto o fatto qualcosa di offensivo o di politicamente scorretto eh, e pertanto vengono tolti eh, sostegno e gradimento. Si può quindi definire la cancer culture come una limitazione della libertà di espressione di personaggi pubblici o aziende, perché secondo l'opinione ehm, pubblica hanno agito in modo scorretto. La seconda definizione che vorremmo dare è quella invece di società, ovvero l'insieme di individui eh, uniti da vincoli naturali e da interessi generali comuni. Vorrei sottolineare e far tenere a mente da tutta l'assemblea che quando parliamo di società intendiamo un gruppo eterogeneo di individui che si differenziano per eh, convinzione politica, cultura, tradizione e, e sensibilità. E vorrei soprattutto sottolineare che è la società stessa ad essere coinvolta all'interno della mozione perché tutti noi corriamo il rischio di essere cancellati in qualsiasi momento. Passerei ora a definire la team line della nostra squadra, eh, che si articola in tre punti. Il primo punto, di cui andrò a breve a parlare, tratta di come la cancel culture impedisce di sviluppare un pensiero critico. Gli altri due punti che invece verranno esposti dalla nostra seconda speaker eh, sono la strumentalizzazione della cancel culture e la cancel culture come gettare il bambino con l'acqua sporca. Il nostro terzo speaker invece andrà a confutare e porterà ulteriori esempi che ehm, denotano ehm, la, la nostra eh, posizione contro. Eh, passerei quindi ora a trattare il primo argomento. Cancellare a priori un evento o modificarlo limita la capacità critica di ciascun individuo di eh, farsi un'idea e il rischio quindi di indurre gli individui stessi a ripetere questo errore. Eh, viene quindi intaccata la libertà di pensiero di ogni individuo, eh, libertà di pensiero che spesso. Eh, come tutti noi sappiamo, viene solitamente tolta all'interno dei regimi dittatoriali, dove eh, chi sta al potere eh, impedisce, modifica la storia e eh, fa in modo che eh, si eh, plasmi in base all'obiettivo che vuole percorrere. L'unica soluzione quindi per eh, far sì che questi errori non si ripetano in futuro, è mantenere la memoria memoria che però non deve essere intaccata da eh, una distorsione della realtà un esempio è il tragico genocidio avvenuto in ruanda dove giornalisti e politici hanno minimizzato quanto stava accadendo facendo passare quello che è stato un conflitto che aveva radici ben più profonde eh, per motivazioni quindi economiche e politiche come un uh, conflitto fra due etnie eh, ostili mascherando quindi quelli che erano i veri colpevoli del, del genocidio questa riflessione e questa attenzione al, alla memoria viene inoltre evidenziata in una delle tragedie più famose di Eschilo: I, i Persiani. In questa tragedia, infatti. Eschilo ammonisce gli ateniesi a riflettere sulla condizione dei vinti, quindi dei persiani e in prima persona eh, di Serse, il quale, compiendo questo errore, ha fatto in modo che un impero così grande, così eh, imponente, cadesse. Que eh, questa riflessione eh, viene fatta proprio perché ehm, può capitare agli ateniesi stessi, e quindi eh, mantenere il ricordo e mantenere la memoria di questo errore permette che questo non ricapiti nuovamente. Dunque, secondo la nostra squadra, l'esempio, per quanto possa essere eh, sbagliato e eh, tragico, deve rimanere ben infisso nella memoria di ciascun individuo, proprio perché. Eh, per fare in modo che questo errore non, non si ripeta nuovamente. Andrei quindi ora a um, ribadire la posizione della nostra, della nostra squadra che si pone contro la mozione e eh, a ribadire la nostra team line. Ehm, io ehm, ho appena terminato eh, la, il primo punto che era l'impedimento di... Eh, creare un eh, di sviluppare un pensiero critico mentre la nostra seconda speaker a breve eh, ci parlerà della strumentalizzazione della cancel culture e della cancel culture come gettare il bambino con l'acqua sporca. Io ringrazio per l'attenzione e passo la parola al secondo speaker della Casa Pro. Buongiorno a tutti, sono Pietro Varela Zoaglio, secondo speaker della squadra PRO. Prima di tutto, prima di poter continuare ad esporvi quella che è stata la linea argomentativa presentata dalla nostra prima speaker, ci terrei a computare ciò che la squadra opposta ha sostenuto. In primo luogo, la squadra opposta ha riportato la nostra stessa definizione di cancel culture, come una colpevolizzazione. Non siamo quindi a favore di una censura, come ha spiegato più volte la squadra opposta, ma di nuovo ci... Ci focalizziamo sulla colpevolizzazione. In secondo luogo, la squadra opposta ha sostenuto più volte la libertà di espressione, l'ha citata più volte. Ma come ha spiegato la nostra prima speaker, la cancel culture non è privazione della libertà di pensieri, ma anzi è uno strumento per andare a comprendere liberamente diciamo, la cultura. Perché? Perché andiamo proprio ad eliminare tutte quelle edulcorazioni, sia positive che negative, che vanno diciamo, accanto ai fatti storici. Ci troviamo in accordo diciamo, con la definizione che hanno portato ancora una volta rispetto alla società, perché la società è proprio lo, sono proprio gli stakeholders, ovvero eh, le persone chiave con, la quali, con le quali la, la cancel culture diciamo, arriva a noi. Uh, la squadra opposta ha sostenuto ancora una volta come sia importante mantenere la, memoria, mantenere la memoria degli eventi del passato. Ci troviamo in accordo, ma allo stesso tempo, come ho sostenuto, noi vogliamo eliminare la distorsione della realtà, la distorsione dei fatti storici del passato. Non siamo pro alla cancellazione, non siamo pro alla censura, come abbiamo già sostenuto. Quindi vogliamo mantenere la visione, ma eliminare tutti quegli aspetti, quelle edulcorazioni positive e negative. Dopo aver confutato ciò che la squadra opposta ha sostenuto, andrò a spiegarvi quelli che sono il nostro secondo e terzo punto. Il nostro secondo punto affronta la cancel culture sotto il punto di vista moderno. Il termine cancel culture, come abbiamo già ribadito più volte, è un termine che è nato in questi ultimi anni proprio nei social media. La cancel culture perché è positiva e perché la nostra squadra crede, ritiene che sia positiva per tutta la società. Proprio perché la cancer culture va a dare la possibilità alle persone emarginate di cercare appoggio dove il sistema giudiziario fallisce. Questo vado a spiegarmi meglio. La cancer culture dà proprio alle persone private della loro voce, alle piccole persone private dei loro diritti oppure con meno potere la possibilità di parlare e di esporsi su problemi più, su problemi più grandi. Parliamo ad esempio di molestie, aggressioni oppure cambiamenti che devono essere apportati. Su questo vado proprio a supportare questa tesi con un evidence. Hashtag MeToo. Eh, la, la notte degli Oscar, che è da poco passata, eh, è cambiata dal 2019. Perché? Perché il boss della Miramax, Harvey Weinstein, è stato accusato di molestie sessuali da moltissime attrici, che hanno dato via proprio a questa campagna Hashtag MeToo. Eh, perché l'abbiamo citata? Perché questa campagna è proprio l'esempio classico di cancel culture, dove non abbiamo diciamo, una censura da parte dei dei vari produttori, ma anzi sono i produttori che scelgono di colpevolizzare questo boss della Miramax e non, non vanno più a dargli il supporto necessario per andare a creare questi film. Eh, il nostro, un altro sottopunto della cancel culture sotto il punto di vista moderno riguarda un aspetto fondamentale. La cancel culture impedisce a persone con una grossa influenza di andare a esprimere messaggi inappropriati come abbiamo già espresso nella nostra introduzione, quando la cancel culture è positiva. Lo vado a ripetere perché trovo, troviamo sia fondamentale. Innanzitutto quando debba fermare gli eventi che veicolano messaggi razzisti, sessisti o a sfavore di una popolazione marginata. In secondo luogo quando un fatto storico viene edulcorato da un'ottica positiva o negativa che ne distorce la percezione. E infine, quando un'informazione contiene affermazioni false o violente che possono condizionare le azioni o i pensieri della comunità e della società. Ehm, vado adesso a spiegarvi quello che è il nostro terzo punto, ovvero la cancel culture sotto il punto di vista storico. La nostra squadra sostiene che andare a dare una base storica in questo contesto, soprattutto nella storia in piazza, e dare una base storica per affrontare al meglio il presente e guardare anche al futuro sia fondamentale. Perché la cancel culture è positiva non soltanto da un, un punto di vista moderno ma anche storico? Perché va a, dare proprio, va a costruire un maggiore, una maggiore, un maggiore spirito critico nella popolazione. La squadra opposta ha sostenuto come la cancel culture non fosse, non desse diciamo, la possibilità alla società di andare a sviluppare uno spirito critico. Ma invece noi crediamo fortemente che la cancel culture riesca proprio a sviluppare uno spirito critico nella popolazione perché perché riesce a non considerare come postulati assoluti gli eventi storici e ne mette in dubbio quindi la loro, la loro imprescindibilità. A questo punto l'individuo della singola comunità è costretto ad informarsi e quindi a farsi una propria idea sull'evento accaduto. È proprio per questo che la nostra casata sostiene come la cancel culture sia positiva anche perché riesce a dare uno spirito critico alla popolazione, ad ogni singolo individuo della popolazione. Sempre sotto il punto di vista storico vogliamo portarvi delle differenze. Andando a cercare le informazioni riguardo alla cancel culture, credo che molti di noi si siano imbattuti nella damnatio memoria. Questa pratica era, messa, era portata avanti dai romani. Quali sono le vere differenze sotto un punto di vista storico dalla damnatio memoria alla, alla cancel culture di cui parliamo oggi? La damnatio memoria, innanzitutto, era un qualcosa imposto dallo Stato, non voluto dalla società, non voluto dai singoli individui. Oggi siamo qui a parlare di cancel culture come società, positiva per la società e positiva per ogni singolo individuo. La damnazione memoria, in secondo luogo, andava quindi a cancellare ogni traccia di quella persona alla quale era, diciamo, inflitta. Oggi invece siamo qui a parlare di colpevolizzazione ancora una volta, non di censura. La colpevolizzazione è un qualcosa di fondamentale che si contraddice, diciamo, alla censura. Vi portiamo una evidenza a riguardo. Via la statua di Montanelli da Milano. È stato un razzista, leggiamo sulla Repubblica. Credete che questa sia veramente cancel culture? Questa non è cancel culture. Questa è l'idea sbagliata che la cancel culture che hanno le persone della comunità italiana rispetto alla cancel culture. Come vi abbiamo già detto prima, pensate che circa il 70% dei ragazzi intervistati nella nostra scuola crede che la cancel culture sia un'azione di censura. Quando sono ancora una volta, siamo ancora una volta qui a sostenere come la cancel culture non sia censura, ma sia eh, colpevolizzazione. Quindi di che cosa vi ho parlato oggi? Sono andato a spiegarvi il nostro secondo punto, ovvero la cancel culture sotto un punto di vista moderno. Come sia chiave affrontare la cancel culture nel luogo in cui, diciamo, è nata, nel suo luogo natale. Abbiamo quindi capito come la cancel culture dia la possibilità a tutte le persone, anche attraverso e soprattutto attraverso i social media, che sono un elemento chiave in questo dibattito come sia fondamentale e come sia positiva la cancel culture. Infine vi ho presentato come la cancel culture sia anche fondamentale, quali siano le conseguenze positive della cancel culture sotto un punto di vista storico e anche quali siano le differenze. Vado quindi ancora una volta a sostenere ciò che la nostra casata crede. La nostra casata sostiene che la cancel culture sia positiva per la società perché permette di sviluppare un pensiero critico, consapevole e attento. Si tratta di un'azione che parte dalla società e quindi ha un, valore sul presente, ha un valore sul presente, ma che possiamo anche applicare al passato per poter guardare al futuro in modo migliore. Con questo concludo il mio intervento e vi ringrazio per l'attenzione. Sono pronta. Buongiorno a tutti, sono Caterina Lertola e sono il secondo speaker della squadra contro. Eh, innanzitutto volevo, ehm, volevo ehm, eh, ribadire eh, la nostra posizione. Infatti, se eh, secondo, la nostra secondo noi, la cancel culture non è positiva per la società. Inizio il mio discorso confutando ciò che è stato detto dal secondo speaker eh, della squadra Pro. Hanno parlato del fatto che eh, la cancel eh, uno, dei, uno degli strumenti in eh, grazie ai quali si ha, può applicare la cancel culture sono appunto i social e hanno anche detto che la cancel culture... Eh, Aiuta a sviluppare un proprio pensiero critico, ma sappiamo bene che attraverso i social si possono muovere grandi, eh, una grande quantità di popolazione, eh, un grande numero di persone, però non tutte, queste, non, non tutte, non tutte le persone che vengono, che vengono mosse effettivamente hanno pensiero critico, anzi seguono la massa e eh, quindi... Ehm, Secondo noi non ha senso parlare di libertà di pensiero se si parla poi anche dell'utilizzo dei social. Inoltre c'è stato anche un riferimento eh, per quanto riguarda il fatto che si, eh, si tende a, eh, a evidenziare i messaggi sessisti, i messaggi razzisti, però questi messaggi si evidenziano anche in, in, un in un contesto del passato, ma Bisogna calare eh, all'interno del contesto storico la persona contro cui, ci si, contro cui ci si scaglia. È come dire non possiamo ricordare Cesare perché Cesare ha strinato tantissimi galli, ma comunque è figlio del suo tempo, Cesare. Adesso volevo incominciare il mio discorso eh, e eh, io andrò a parlare in primo luogo della strumentalizzazione della cancel culture e poi della, cancel, eh, della, della, della non positività della cancel culture perché getta il bambino insieme all'acqua sporca. Allora, eh, per parlare della strumentalizzazione volevo focalizzarmi su due punti principali. Allora, modificando il passato si modifica anche il presente. A questo riguardo volevo citare eh, Orwell, nel, ehm, e infatti di questo, di, questo, di questo argomento ne parla nel suo, nel suo romanzo il, il 1984, e del 1984, eh, all'interno del quale dice eh, adesso chi controlla il passato controlla anche il presente, chi controlla il presente controlla anche il futuro. Infatti eh, per, chi non, per, chi non fosse, per chi non conoscesse questo romanzo eh, si parla di un futuro distopico e ehm, c'è eh, l'Istituto eh, della, della, eh, no, sì, della Verità che si eh, propone di eh, dare appunto eh, una, uno sguardo vero al passato, però in realtà cancella ogni volta parte del passato in modo tale che il partito eh, possa avere sempre ragione. Quindi eh, in realtà modificando il pensiero è, molto, se è molto semplice ehm, portare e far, e far emergere e eh, appunto eh, controllare una popolazione. Quindi secondo noi... Sì, certo. In che modo si andrebbe a cambiare il pensiero? Noi siamo fatti di storia, noi siamo la nostra storia. E cambiando, quello, cambiando il passato cambiamo anche il presente. E è per quello che si cambierebbe il pensiero. Cosa saremmo noi, ad esempio? Fa, eh, possiamo fare un esempio. Um, il fascismo. Se dimentica, dimenticassimo del fascismo, cosa saremmo noi? Cioè, come. Non, è un, esempio negativo, eh, è un esempio negativo, però noi impariamo dagli errori, non possiamo cancellare gli errori. E quindi infatti si dice, si dice spesso si impara dagli errori e quindi non possiamo soltanto mantenere la storia bella, la storia positiva, ma bisogna dare uno sguardo più ampio. Um, stavo parlando uh, della, strumentalizzazione, um, della, strumentali eh, della strumentalizzazione della cancel culture eh, che, um, e questo infatti... Uh, della strumentalizzazione della cancel culture. Infatti, eh, molte, infatti, eh, può essere utilizzata eh, per eh, far sentire e per, fa per imporre il proprio potere. Eh, e quindi in realtà si parla da, di eh, un, un argomento che in realtà riguarda la cultura, ma poi alla fine si, eh, si parla di politica. Ah, la, il, il, il procedimento della cancel culture in realtà non è è nato, eh, si, è dato un nome inglese, eh, si è dato un nome inglese e adesso si intende eh, appunto una cosa che fa un, un, un fenomeno che fa parte della sfera dei social, ma molto spesso viene paragonato ad esempio all'ostracismo in Grecia. L'ostracismo era un'istituzione greca che si eh, proponeva di allontanare dal... Da Atene eh, alcune, alcune, comunque dalla città greca, alcune, alcuni personaggi che venivano definiti pericolosi per, la, eh, pericolosi per la democrazia. Ma spesso questa veniva usata per allontanare gli oppositori politici. Quindi già allora era nata come eh, espediente per far sentire e per eh, dimostrare eh, e, e per essere utilizzata a scopi politici. Adesso volevo parlare eh, del mio secondo punto. Eh, abbiamo utilizzato. Uh, questo abbiamo utilizzato il proverbio uh, del, del, ba uh, del bambino che viene gettato con l'acqua sporca perché uh, la cancel culture, come hanno detto loro, in realtà uh, si, um, potrebbe essere utilizzata semplicemente per far luce, per uh, appunto avere una, una visione più ampia. Ma molto spesso indirizzandosi contro uh, un, un, un particolare personaggio alla fine si mette in, si mette in negativo e si, dà un, uno, si, si, fa, si fa in modo che i vari personaggi vengano Vengano visti con un aspetto totalmente negativo. E spesso la cancel culture eh, può sfociare in censura o addirittura vandalismo. E come può essere un fenomeno che spinge a commettere reati positivo per la società? Eh, eh, a proposito di questo, di questo fatto vorrei portare l'esempio eh, del, eh, delle, delle statue di Colombo, che in nome della cancel Culture sono state, eh, in, alcuni, in, alcuni, in alcune città degli Stati Uniti, sono state abbattute, sono state vandalizzate. Perché ehm, eh, alcune volte Colombo viene identificato come simbolo del, del razzismo e appunto del e di grandi genocidi. Ma Colombo in realtà, cioè, a parte che non si può definire Colombo eh, il, ehm, il colpevole di, questi, di tutti questi genocidi, al massimo, eh, i, coloro, eh, al massimo i paesi europei, che hanno avuto dei desideri. Ehm, dei desideri per dei desideri eh, di, eh, soltanto di guadagno e quindi non si sono preoccupati delle popolazioni. Ma Colombo è stato fondamentale per la nostra storia, per la storia di tutto il mondo, infatti ha ampliato gli orizzonti di tutta l'Europa. E eh, infatti si fa finire proprio il Medioevo con la data della scoperta dell'America, ha cambiato la storia Colombo. Come, ci si può, come si può pensare di dimenticare Colombo? Allora dovremmo dimenticare anche Gandhi, dovremmo dimenticare anche Martin Luther King, perché ad esempio Gandhi viene accusato di essere, eh, di essere razzista nei confronti, eh, nei confronti degli africani. Dovremmo dimenticarci di Martin Luther King perché ha avuto degli atteggiamenti maschilisti. Quindi secondo noi la cancel culture non è positiva per la società. Grazie mille per l'attenzione. Prova. Okay. Buongiorno a tutti, sono Benedetta Cardone, terzo speaker della squadra contro. Arrivati a questo punto del dibattito, credo che già il nostro primo e il nostro secondo speaker vi abbiano convinti che la cancer culture non è positiva per la società. Infatti, citerei a eh, iniziare il mio discorso confutando quanto detto dalla squadra avversaria e poi andrò a riprendere la nostra linea argomentativa ampliandola con delle evidence. Per prima cosa la squadra avversaria ci ha, eh, portato, ci ha confutato la nostra eh, definizione di cancel culture dicendoci che è una censura, poi però in seguito è andato a riportare la stessa definizione e quindi si è contraddetta da sola. Eh, infatti proprio per questo ci terrei a portare un'evidence un che posso proprio prendere dalla nostra classe. Noi, eh, parlando in classe del topic, eh, abbiamo ri rilevato un, un episodio di una mia compagna, la quale dice che eh, le è provenuto un messaggio dalla Cina censurato, che è stato soggetto dalla cancel culture. Proprio per questo possiamo notare come le persone intorno a noi non sappiano cosa sia la cancel culture, perché la cancel culture, come più volte ripetuto dai miei compagni, non è censura, anzi è soltanto colpevolizzazione. Uh, in, in seguito la squadra avversaria ci ha detto che la cancel culture impedisce di sviluppare un pensiero critico. Però noi eh, vi possiamo dimostrare che la cancel culture non imbavaglia la libera opinione. Anzi, è uno strumento di supporto alla riflessione personale. Infatti, scardina le concezioni del passato, offrendo un punto di vista rinnovato e più vicino ai nostri tempi. Eliminazioni di espressioni ritenute offensive per qualcuno in materia di sensibilità sociale. Come la questione di sesso, razza, condizione personale. Noi le vogliamo sostituire con altre ritenute meno oltraggiose e più neutrali. Detto questo, ci terrei a continuare con eh, la nostra confutazione in quanto la prima speaker a questo punto ci parla di Eschiro e ci dice che, nonostante i numerosi errori che ha fatto nel, eh, nel, nel suo tempo, lui ci ha insegnato. Noi però vi abbiamo dimostrato come ciò che insegna la cancel culture. Infatti vi abbiamo spiegato attraverso il nostro primo e il nostro secondo intervento quanto la cancel culture sia un modo per insegnare alla società cosa è sbagliato, cosa non va detto, cosa non va fatto. A questo punto ci eh, terrei a parlare del loro secondo main point, ovvero la strumentalizzazione della cancel culture. Prego. Non ritenete che insegnando cosa non va fatto o comunque imponendo in un certo senso cosa non va fatto ci sia comunque un, una limitazione della libertà di opinione? Eh, intanto ti ringrazio per la domanda. Comunque la nostra casata crede che eh, nel momento in cui un commento o un'azione eh, è soggetta a cancel culture, l'utente che è stato colpevolizzato è costretto a riflettere, costretto a riflettere riguardo le proprie azioni. E se queste azioni sono state eh, soggette a cancel culture, vuol dire che erano scorrette per la società. E chi è la società? La società siamo tutti noi. Detto ciò, ci terei a continuare con la mia confutazione e riprendere il loro secondo main point, ovvero la strumentalizzazione della cancel culture. Eh, il nostro, lo speaker della squadra avversaria ci dice che modificando il passato si modifica anche il presente. Noi, però, non vogliamo assolutamente modificare il passato. Anzi, eh, noi vogliamo creare un processo di maturazione dell'intelligenza emotiva collettiva. Che, ha permesso, che permette alle nuove generazioni di andare oltre le credenze del passato e supportare le minoranze. Proprio queste minoranze, infatti, eh, sono coloro che avranno del potere nella società odierna. Infatti un tempo erano solo le persone eh, di un certo rilievo a poter cambiare la società. Con la cancel Culture anche le piccole minoranze avranno il loro posto nel mondo. Uh, detto ciò, ci terrei un attimo a riprendere quella che è stata la nostra linea argomentativa e ad ampliarla con delle evidence. Infatti, la nostra team line sostiene che la cancel culture non sia positiva per la società perché, per, sia positiva alla società perché permette di sviluppare un pensiero critico, consapevole e attento. Si tratta di un'azione che parte proprio dalla società stessa e ha un valore sul presente, non per cambiare il passato, ma per migliorare il futuro. La cancell culture aiuta ad approcciarsi alla storia e alla vita di tutti i giorni, da un punto di vista neutro, senza edulcorazioni. A questo punto vorrei eh, riportarvi un'evidence che abbiamo trovato lungo le nostre ricerche che riguarda proprio la Disney, un, una piattaforma che conoscerete tutti e che riguarda i cartoni per i più piccoli. Peter Pan, Dumbo e gli Aristogatti, proprio tre cartoni per i più piccoli, eh, sono stati bannati dalla piattaforma di Disney Plus per i minori di 7 anni. Perché ciò è stato fatto? Ciò è stato fatto perché al loro interno erano presenti dei commenti razzisti, omofobi, sessisti e dei bambini così piccoli, privi di filtri, non potevano eh, ascoltare queste parole perché avrebbero appreso concetti sbagliati. Però la Disney non ha deciso di eliminare questi contenuti, non ha deciso di eliminare il passato, ha deciso di cancellarlo per un pubblico non adatto. La cancel culture non vuole eliminare il passato, la cancel culture vuole limitare a persone che potrebbero cambiare la società in negativo. Uh, in più vorrei anche portarvi l'esempio di... No, grazie. Uh, L'esempio di Cibo, un pittore, uno street art. Chi è Cibo? Cibo è Giovanni Lupatotto, un, uh, un artista di Verona, che uh, ha deciso di cambiare il mondo, ha deciso di cambiare le strade della sua città. Lui con uh, suo, la sua passione, con la sua arte. Prende dei eh, disegni discriminatori, svastiche, croci celtiche ad esempio, e le trasforma. Con i suoi colori trasforma questi, questi simboli con simboli gastronomici, ad esempio che possono essere frutta, verdura, ma qualsiasi tipo di cibo. Attua la cassa del calcio nella sua società, nella sua città. Per, non per cambiare il passato, ma per far capire che lì c'era un errore e noi dobbiamo andare avanti, che la società del giorno d'oggi ha le capacità di andare avanti, ha le capacità di cambiare il mondo. Detto ciò, infine, ci terrei a riprendere le eh, statue di Colombo che hanno parla di cui hanno parlato loro. Noi, però, dall'altra parte vi portiamo il 12 ottobre, il Columbus Day. In questa giornata, infatti grazie a Biden che ha una mentalità aperta, eh, abbiamo avuto negli ultimi anni una trasformazione di questa festività. Mentre prima si celebrava solo ed esclusivamente la liberazione d'America, la nascita dell'America, oggi abbiamo anche un, uno spiraglio di luce per gli indigeni, i quali si sono lamentati che gli americani celebrano una giornata eh, che per loro è l'inizio della fine. Oggi questa giornata è l'insieme della popolazione americana, è la festa di tutti gli americani. Con questo vi ringrazio e concludo il mio intervento. Mi sentite? Mi sentite? Buon pomeriggio, sono eh, Bituni Leo, terzo speaker eh, della squadra che ritiene che la cosiddetta cancel culture non sia positiva per la società. Eh, Prima di apportare ulteriori argomentazioni alle tesi espresse dalle mie compagne, eh, gradirei eh, confutare una serie di affermazioni che la squadra, la squadra Pro ha precedentemente proferito. Eh, a partire eh, dal fatto che la cancel culture possa essere in qualche modo utile eh, per alimentare il pensiero critico e il dibattito pubblico, eh, la cancel culture prima di tutto si, si serve del boicottaggio come strumento appunto, eh, per ottenere i suoi scopi, e il boicottaggio spesso anche professionale. Pertanto aziende e personaggi pubblici si sentirebbero immediatamente ehm, intimiditi dal poter esprimere una, una loro, una loro eh, posizione in quanto si potrebbero ritrovare eh, il loro business completamente eh, rovinato, di fatto eh, applicando così una forma indiretta di censura. Inoltre, la, la squadra Pro ha numerose volte evidenziato come la cancel culture sia un atteggiamento. Un atteggiamento, quindi di conseguenza, un atteggiamento più simile a un processo conoscitivo può essere applicato per qualsiasi causa, non solo per scagliarsi contro interventi omofobi eh, o sessisti. Pertanto, quando ehm, ammettete appunto che ehm, esistono eh, esempi di di cancer culture applicata positivamente, implicitamente dite anche che vi sono invece uh, momenti in cui non può essere utilizzata, in cui è scorretto utilizzarla. E in effetti è così, avete ragione. Avrei un esempio, ad esempio, uh, quello che è successo recentemente um, in Cina. Uh, um, L'attore Kinao Reeves si è visto le sue opere uh, cancellate dalle principali um, piattaforme di streaming. E ciò non è, non è partito assolutamente da... non è partito da un'iniziativa del governo cinese, come potremmo pensare, bensì da una serie di petizioni online ehm, in, ehm, a cui avevano dato inizio i nazionalisti cinesi. Ok, eh, proseguirei. Eh, appunto, ehm, il secondo speaker ha indicato l'imbrattamento eh, della statua di Indro Montanelli. Come un caso uh, non di cancel culture. Uh, tuttavia, la speaker Pro invece aveva precedentemente definito uh, l'imbrattamento, la vandalizzazione di opere pubbliche, uh, come uh, un, uh, un modo appunto per, uh, per uh, poter alimentare il dibattito pubblico a riguardo di, di queste, que di queste um, questioni. Eh, puntualizzerei una cosa: il fatto che il 67% eh, dei alunni di una classe in Nord Italia la pensi in un certo modo non può certamente essere esemplificativo per un fenomeno di scala globale. Abbiamo visto, è arrivato addirittura in Cina, e eh, che soprattutto ha radici anglosassoni. Eh, pertanto, ehm, la squadra però ha anche citato Obama, Biden, scusate, eh, allora io citerei un, uno, stretto uno stretto collaboratore di, di Biden eh, o Barack Obama, che appunto si è, eh, ha definito la call, out, ehm, la, call out la call out culture, che è sinonimo, ricordiamo, della cancel culture, eh, come eh, un atteggiamento di non attivismo, pertanto non utile alla società. Um, Proseguirei. In, um, per quanto riguarda la questione uh, del linguaggio scurrile all'interno all uh, dei programmi della Disney, puntualizzerei che in quel caso si tratta invece in realtà di censura, di linguaggio scurrile, non credo c'entri molto con la cancel culture, visto che la cancel culture, ribadisco, è un atteggiamento, è un atteggiamento che uh, si, si serve di... Um, Principali di, di appunto di un metodo, eh, indifferentemente da per cosa la vogliamo applicare. Um, finito ciò, eh, direi che potrei apportare degli ulteriori esempi. Ho già citato, ehm, le mie compagne hanno citato, hanno parlato della strumentalizzazione. Bene, ehm, un esempio di strumentalizzazione della cancer culture è avvenuto recentemente, sia in Italia che anche in Polonia. In Italia, quando l'Università di Milano ha vietato l'insegnamento dei contenuti di Dostoevsky, eh, eh, mentre in, in Polonia, quando è stato recentemente abbattuto un obelisco dell'Armata Rossa. Queste azioni tutte nell'ambito eh, delle sanzioni ehm, apportate alla Russia in seguito al, all'invasione eh, dell'Ucraina recentemente avvenuta. Eh, tuttavia, ehm, eh, questo è un chiaro esempio di come si può, si può dire, è stato strumentalizzato politicamente perché... Che colpa ne ha Don Stoieschi se la Russia ha invaso l'Ucraina? In che modo penalizzerebbe la Russia a non insegnare più a Don Stoieschi? In che modo infangare la memoria dell'Armata Rossa che ha liberato la Polonia dal nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale? L'Armata Rossa non solo composta da russi, ricordiamo, ma anche da, Pola da scusate, ucraini, kazaki e tutte le altre etnie che facevano parte dell'Unione Sovietica. In che modo ciò potrebbe um, cancellare appunto, questi contenuti? Potrebbe, um, in qualche modo penalizzare la Russia. Questo è un chiaro esempio di strumentalizzazione ai fini politici. Ehm, pertanto, eh, citerei un ultimo esempio, eh, per qua, appunto riprendendo l'argomentazione eh, del buttare il bambino con l'acqua sporca. Bene, facciamo un esempio recentemente, un anno fa in realtà nella città di San Francisco è stata abbattuta la statua di San Junipero da Serra eh, Junipero da Serra era un missionario che secondo appunto gli attivisti eh, che si servivano della cancel culture avrebbe in qualche modo favorito il genocidio dei, eh, -americani, eh, dei nativi americani dei nativi e di, di, degli indio scusate eh, bene, eh, ciò tuttavia va in contraddizione con quello che è accaduto nel 2015 quando lo stesso Papa Bergoglio ha conferito ehm, la santità a San Junipero da Serra, evidente. Pertanto ehm, abbiamo visto come di fatto la cancer culture ehm, possa essere negativa per la società. Eh, io ehm, vi ringrazio per l'attenzione e ehm, vi ringrazio per avermi anche as ascoltato. Eh, direi di aver concluso. Buongiorno, io mi occuperò adesso di ehm, evidenziare, evidenziare quali sono stati i crash point in questo dibattito e concludere il, ehm, la nostra posizione. Quindi, eh, possiamo definire eh, soprattutto, maggiormente due eh, punti di scontro all'interno di questo dibattito, ossia. La diversa lettura che eh, le squadre hanno fatto dello sviluppo critico. Ehm, la, la squadra Pro infatti ha portato come sviluppo del pensiero critico questa colpevolizzazione e l'utilizzo quindi del boicottaggio. Secondo noi, però, e eh, per questo motivo eh, tendiamo, crediamo di avere ragione, eh, lo sviluppo critico. Bisogna ehm, essere fatto attraverso la memoria, quindi utilizzare ehm, gli errori e da questi maturare un pensiero critico. Eh, ed è quindi ehm, è possibile da questi capire che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato. Il secondo punto invece che secondo noi ha creato maggiore scontro è stato eh, il significato che si attribuisce alla parola censura. Secondo noi infatti la tendenza che si ha con la cancel culture è di cadere in una censura. Censura che eh, coincide anche con il significato di limitazione. Infatti non permette Limitare una determinata realtà, una determinata verità non permette eh, di eh, far emergere la verità e quindi eh, cadere proprio nella cosiddetta censura. E, vorremmo anche eh, ribadire il fatto che la cancellazione potrebbe essere positiva. Qualora vivessimo in, in, un, in un mondo utopistico dove l'uomo è perfetto e così anche le relazioni tra uomo e uomo. Ciò però non corrisponde alla realtà, nella quale, ehm, la quale è caratterizzata dal susseguirsi di errori, errori dove, eh, che portano a, ehm, a non dare una retrospettiva che portano a dare una retrospettiva critica sul passato, che è utilissima per guidare il presente, nell'obiettivo di non ripetere questi ultimi. Io quindi eh, ringrazio per l'attenzione e vorrei nuova nuovamente ribadire la nostra posizione contro la mozione. E ribadire il concetto del ricordare il passato per non commettere gli stessi errori. E secondo noi, secondo la nostra casa, è importante non commettere questi errori eh, per avere un, fu un futuro decisamente migliore. Grazie. Mi sentite? Uh, prova, si sente? Ok, perfetto. Buongiorno a tutti. Giunti a questa fase del dibattito, trovo sia importante mettere in luce quelli che sono stati i punti di scontro emersi tra le due squadre. Ma prima vorrei ricordare per un'ultima volta quella che è stata la mozione su cui abbiamo dibattuto, ossia questa assemblea sostiene che la cancel culture sia positiva per la società. Ebbene, eh, trovare alcuni di questi punti di scontro è stato molto difficile in quanto la squadra avversaria è apparso quasi come se non ci avesse ascoltato, in quanto ha citato più volte la cancellazione di cui noi non abbiamo mai parlato. Tuttavia, il primo punto di scontro che abbiamo trovato è quello del rispetto reciproco contro la libera espressione. E questo trovo che sia il punto di scontro più importante. Loro pongono avanti al rispetto reciproco la, la libertà di espressione, dicendo che dunque una persona sarebbe libera di insultare l'altra in una società. Ebbene, noi invece vi abbiamo dimostrato come invece la canzone e il calcio non sia censura, non vada a privare gli individui della loro libertà di espressione, ma soprattutto svolge un compito per il bene della società, in quanto va a fermare quelli che sono stati eh, gli atti immorali ehm, svolti da enti più importanti verso essa. Il secondo eh, punto di, sco di scontro verte invece su quello dello sviluppo dello, sp dello spirito critico. Loro hanno proposto un mondo condizionato dai pregiudizi, dove, le del dove la percezione di un fatto viene dettata da come i potenti ci impongono e che quindi non abbiamo la possibilità di discutere se siamo pro o contro. Mentre invece noi vi abbiamo eh, proposto durante il nostro intervento un mondo dove invece la società può esprimere il proprio parere ed è libera di togliere il proprio supporto qualora gli eventi compiuti vadano a sfavore della società ed è per questo che vi abbiamo mostrato come questo clash point è stato vinto da parte nostra. L'ultimo clash point verte invece sul ricordare passivo contro il ricordare consapevole. La squadra avversaria propone un ricordare passivo. Uh, ci ha riportato più volte come la cancel culture sia censura, quando in realtà uh, dice anche la definizione che non è censura, ma bensì um, eh, colpevolizzazione. Ebbene, noi invece vi abbiamo dimostrato durante i nostri interventi come in realtà si tratta di un ricordare consapevole tramite la cancel culture, perché essa vuole mettere in luce e dare possibilità proprio alla società stessa di stabilire cosa è giusto per essa. E anche in questo caso siamo sicuri di avervi portati dalla nostra parte. Dunque, siamo fermamente convinti che la Cancer Culture sia positiva per la società, in quanto ci fornisce un mezzo per, um, um, per giudicare i fatti che ci avvengono durante uh, le, le attività di tutti i giorni e anche i fatti storici. Per non guardare passivamente alla storia, per poter esprimere la propria opinione, soprattutto quando un qualcosa Agisce contro la società stessa. Dunque, eh, con questo concludo il mio intervento e vi ringrazio per l'attenzione. Prego, perché adesso i giudici si ritirano per il, eh, per il verdetto e quindi in qualche modo noi attendiamo. Eh? Eh, credo di poter dire che è stato un dibattito avvincente. Eh, io so perfettamente quanto impegno, quanto studio e quanta preparazione sta dietro quest'ora di argomentazione e confutazione. Eh, riprendo il concetto che hai espresso tu prima con un grande grazie ai miei docenti, ai tuoi docenti che portano avanti questa avanguardia in maniera con tanta passione. E, e niente, un po' per esperienza pregressa, è, è veramente un'emozione ritrovare mh, queste, questi ragazzi perché mi sembra di rivivere. Gli anni in cui il debate in presenza e vedo Mario Pilosu eh, presente ci ha regalato davvero tante emozioni e ci ha convinto che questa è una metodologia che vince a prescindere dall'esito del singolo dibattito, vince perché fornisce loro la skill, eh, ma competenze diciamo di vita spendibili in qualsiasi contesto. Per cui, che dire, ragazzi, eh, do la schiena al pubblico perché è giusto ed è doveroso. A voi l'applauso per l'impegno e per lo sforzo che avete profuso. Insieme ai complimenti per come avete condotto i vostri interventi, per la pulizia e la precisione con cui vi siete espressi in una cornice che è un po' inusuale e che probabilmente intimidisce un po', schiaccia un po' e emoziona anche quel di più che dovrebbe eh, esserci. Quindi eh, complimenti a voi e al modo in cui vi siete espressi. E per il resto sì, mi unisco alla collega per dire che alla fine eh, quello che conta, ma l'abbiamo capito fin dall'inizio, è mettercela tutta e impegnarsi per... Eh, per l'appunto, poi il momento in cui serve parlare con cognizione di causa e con argomenti. Grazie, ragazzi. Bene, e, vabbè, adesso l'attesa è insomma, sta, sta diventando abbastanza spasmodica. Dobbiamo attendere questo, questo verdetto, e approfitterei visto che vedo la dottoressa Costa qui con noi per ringraziare ancora una volta. Fondazione Palazzo Ducale perché davvero io penso di parlare a nome dei debaters ma a nome di tutti. Eh, dibattere in un luogo che ha vissu, in cui la storia si è svolta, in cui il passato ha segnato, no? è effettivamente un, un altro motivo di emozione. Vincere questa emozione da parte vostra è stata davvero una, una sfida importante. Per cui ragazzi, che dire? Il Piemonte e la Liguria, comunque sia, hanno vinto a prescindere, è vero? E quindi, grazie, Stefano. No, grazie a voi. Grazie a voi perché davvero sono tre anni che ormai ospitiamo questo, questa, questo evento. E devo dire anche per noi è molto emozionante perché ci mettiamo nei panni di questi ragazzi, capiamo davvero. Eh, l'impegno anche lo studio che sta dietro profondo a tutte queste a questi pochi minuti perché poi tutto si svolge in brevissimo tempo ma invece la preparazione invece la preparazione che c'è dietro dei, dei ragazzi ma anche dei docenti che sicuramente ci lavorano tantissimo è davvero è davvero impegnativo su tutti i punti di vista però penso che insomma se penso ai miei passati trascorsi studenteschi, penso che esperienze di questo tipo mi avrebbero fatto molto bene a livello formativo quindi sono esperienze davvero importanti e siamo davvero contenti come Palazzo Lucale, come servizi educativi di avervi qua e di ospitarvi davvero speriamo anche il prossimo anno noi vi vogliamo Saremo, davvero lo promettiamo già, eh? è vero perché... non sappiamo cosa si farà il prossimo anno ma penso che Storia in Piazza andrà avanti sicuramente, ma se non è Storia in Piazza saranno altre occasioni perché davvero a noi piace pensare a cose da proporre alle scuole, ma ancora di più ci piace quando le scuole fanno qualcosa anche qui e presentano i loro progetti e le loro proposte, perché davvero allora le scuole diventano protagoniste di quelle che sono eh, gli eventi e le attività di palazzo locale, che è la cosa più bella, perché poi i protagonisti veri sono i ragazzi, noi possiamo proporre tutto quello che vogliamo ma quando siete voi a proporle, ecco, diciamo, lo spessore e il valore direi che è tutta un'altra cosa. Grazie davvero. Grazie alla dottoressa Costa. I giudici si fanno attendere, quindi insomma, eh, possiamo comunque ringraziare tutti i presenti, le delegazioni a supporto delle squadre, ma so che ci sono anche scuole che arrivano eh, dal Piemonte, giusto? e che hanno, fatto un viaggio, che hanno fatto un viaggio fino qui. A questo proposito direi che è doveroso portare i saluti della scuola capofila della rete WeDebate Piemonte, che è l'Istituto Majorana di, di Torino, e della professoressa Gallotti e alla stessa maniera, per par condicio, del Ruffini di Imperia, eh, nella persona della professoressa Tallone, che poi sono state diciamo, le anime che hanno organizzato la fase regionale, che ha condotto la prima classificata alle Olimpiadi e le seconde classificate qui oggi. Eh, io credo che, che, insomma, che, che possiate essere comunque soddisfatti e orgogliosi e credo che sia bello anche vedere tra il pubblico i compagni che sono eh, venuti ad assistere alla finale, sia per i ragazzi di, del Piemonte che per i ragazzi della Liguria, perché comunque il supporto fa sempre piacere. Al di là del verdetto, che come eh, ribadito, eh, sarà comunque premiante per tutti, perché è l'importante esserci, ragazzi, esserci, esserci stati, visto che parliamo di, di, di memoria e, e ricordare quella che è, che è stata la vostra esperienza, farne tesoro. Questo che sia di stimolo anche a tutti gli altri debater, che io immagino essendo qui insomma hanno. Eh, comunque, già praticato questa, questa avanguardia nella quale io e il mio collega crediamo molto, altrimenti oggi pomeriggio non saremmo qui. È vero? Eh? Bene, eh, insomma, sti giudici ci fanno attendere. Eh, potremmo mh, dare un attimino la parola alle due coach di riferimento, alla professoressa Barizzone alla professoressa Gamera e alla professoressa Gamerra e anche a Giorgia Dai. Ah, ecco stanno arrivando i giudici quindi allora niente allora beh, vi ringraziamo tantissimo eh, e arrivano i giudici e davvero è stato per me un grande onore ritrovarli in nome dell'amicizia che ci lega da, da, dall'epoca insomma delle olimpiadi in presenza ma soprattutto sapere che il loro parere autorevole avvalerà ancora di più questo Segniamo. torneo. Eh? Allora... Intanto grazie a tutti e grazie soprattutto ai ragazzi, mi faccio un po' più indietro perché sennò, okay? grazie ai ragazzi, grazie ai coach e a tutti coloro che hanno aiutato questi ragazzi a essere qui oggi a dibattere un tema che se vogliamo, è un po' lontano dalla nostra, dalla nostra cultura, appartiene poi il, il uh, cancel culture, appartiene un po' alla, alle, come dire, alla società americana, alla società anglosassone. Allora, uh, abbiamo apprezzato il lavoro svolto, la vo le vostre ricerche, abbiamo anche capito, come dicevo prima, la complessità del, del, come dire, del lavoro che c'è stato dietro e la difficoltà di, di ragionare con la cancel culture. Ok, detto questo, uh, che cosa ab abbiamo um, deciso? Anche perché i tempi stringono. Allora, la prima cosa è, come dire, um, c'è stato forse un po' poco dibattito fra di voi. Okay? E, um, abbiamo visto un po', um, non tante domande, non tanti POI, che probabilmente avrebbero aiutato un po' a spiegare meglio le posizioni di entrambe le squadre. Ok, Questo sì, eh, un'altra cosa che mm, c'era un po' perplessi eh, è quando la, la squadra contro ha come dire, eh, ribadito la, la definizione della squadra pro. Ci sta, però ci saremmo aspettati che se loro hanno proposto quella definizione, voi avreste aggiunto qualcosa di, di diverso. Quindi, in un certo senso aspettato la loro definizione, ma non c'è bisogno di ribadirlo, ma al limite o diteci qualcosa in più rispetto a quello. Um, altra cosa, eh, abbiamo notato um, che per esempio um, molto spesso um, il titolo, come dire, di un'argomentazione um, Deve lasciare il segno. Okay. Abbiamo notato uh, che, mh, nella, nella linea argomentativa, per esempio, della squadra contro il terzo argomento, uh, quello della, della, del bambino con l'acqua, era forse più che altro un esempio. Okay? Non rendeva l'idea di una, o quantomeno a noi, non ha reso l'idea di una argomentazione vera e propria. ok uh, Per quanto riguarda la, la squadra pro, anche lì ci aspettavamo un po' di ragionamenti in più. Quel discorso del, um, del, um, dell'indagine che voi avete fatto a scuola: sì, però un po' limitativo del parere un po' di tutti, fatto su un campione di 65 ragazzi, 100 ragazzi, ok? Un po' limitativo. E forse d'altra parte troppi esempi e un po' pochi ragionamenti anche da parte vostra che okay? abbiamo sentito una sfilza di, di, di ragionamenti ci aspettavamo comunque forse qualche ragionamento in più comunque tagliando la testa al toro ringraziando ancora tutti perché sappiamo il lavoro che c'è dietro eh, assieme ai miei colleghi abbiamo deciso che la vittoria è da assegnare alla squadra pro Grazie. Grazie ragazzi. Un altro evento. Io velocissimo ringrazio i giudici ah, ai, ai quali consegno un piccolo gadget eh, per ringraziarli del loro... Del loro anche per noi e ovviamente ai quattro di Better, ai primi classificati, oltre, oltre al... Eh, ok, anche a voi un piccolo gadget, va bene? Allora, eh, che dire? Eh, grazie di tutti, grazie a Palazzo Ducale, arrivederci al prossimo anno e direi che tagliamo la testa al toro così perché le persone stanno attendendo. Andiamo a chiedere ho...